Oh, eccoci qui, buonasera a tutti belli, buonasera a tutti, benvenuti là e benvenuti in taverna, come state bellissimi? Perdonatemi un po' di mal di gola che ho oggi, vedo uno Slayer, vedo uno Star, buonasera bellissimi, vedo Panzi, vedo Axel e buonasera anche ai Lurker. Come è andato questo venerdì? Io sono molto stanco, però si va avanti, oggi si gioca a Devil May Cry e per rispondere a Panzi, sì, a stasera abbiamo anche il 2K. Diciamo che ho voluto fare questo test per vedere se migliora anche, diciamo, la risoluzione con cui voi vedete i video. Perché ho notato che ogni tanto veramente, soprattutto quando ci sono giochi molto veloci, ci vuole un attimo con questo poco bitrate che ci dà Twitch che si smolecola tutto quanto. Quindi magari chi ovviamente è rete permettendo e tutto quanto può, dovrebbe in overall migliorare il tutto. Ma voi che cosa mi raccontate? Come sono andati questi 2 giorni, come sono andati? Come sono andati? Intanto che fixo roba e che cerco anche di svegliarmi. Dovete darmi un attimo che mi entra il caffè in circolo. E tra l'altro io mi devo leggere ancora la seconda roba, la seconda parte di Kick Slayer, perché me la sto tenendo appena ho un attimo libero, che non vedo l'ora. Dai, Devil May Cry, apriti. Tanto qua dentro stasera fa un caldo. Infatti, ho la bocca tutta impastata. Tocca idratarsi. Dai, dai. Dai che andiamo a menare le maniche. Tra l'altro, per chi sta sul Telegram, ho anche fatto del completismo. E ho trovato il... oddio, come si chiama? La Lina? La Lila Khan? Vabbè, insomma, ho trovato il bazooka di Lady. Totalmente random. E tra l'altro credo che si possa trovare in 2 punti diversi. Perché potete trovarlo con Dante nella missione 10 mentre affrontate Urizen. Se voi andate a sinistra dove c'è Lady, tecnicamente lo trovate lì. Non sono riuscito a prenderlo perché Urizen mi ha menato fortissimo a caso. Oppure nella missione 11 che l'avevo totalmente missato. E non vedo l'ora perché se gli hint che abbiamo letto durante la scorsa volta riguardante Nico che sta facendo un Kalinan 2, vuol dire che puoi fare robe interessanti, eh. Vado a farmi la level up e torno. Non spoizzarizzata, mi piace tanto come sapore. Vai, vai, sta, non ti preoccupare. Buonasera, Lugo, come stai? Bellissimo, benvenuto. Guarda, le chicche in quel video sono relativamente poche, ma credo che ci sia qualcosa di interessante. Prossimo VOD invece ci sarà tanta ciccia. Non vedo l'ora di leggere, allora, Slayer. Come stai, Lugo? Benvenuto. Tanto che fixo. E tra l'altro ho notato anche un dettaglio bellissimo che man mano che noi abbiamo sbloccato i personaggi, nel menu ci si sono aggiunti. Cioè, inizialmente c'era solo nero. Poi si è aggiunto V sulla destra, adesso c'è anche Dante sulla sinistra ed è bellissimo. Mi sono persa la prima live di Cyberpunk, come è andata? È stata fighissima, bellissimo di mood, caotica, però per la prossima ci saranno tanti tanti bug fix, miglioramenti e tutto quanto perché mi sono messo come al solito, diciamo che le prime live di tutte le serie del canale sono sempre un po'... diciamo un alfa, cioè tocca vedere un attimo come cazzo vanno. Ho fissato framerate, ho aggiunto robe per voi per non farvi sbrattare, per farvi leggere meglio. E tutto quanto. Tecnicamente ho anche un attimo cominciato a capire i vari albi delle abilità, quindi credo che sarà una seconda live molto più fluida in tutto. Ma se io non attacco il controller, non capivo perché non mi stava facendo mettere gli input. Ma va bene. Tra l'altro, per adesso sembra che il computer regga con l'output in 2K, quindi vediamo come va. Non credo lo utilizzeremo per Cyberpunk, perché già è un bel mattone. Ma. Fatemi fissare tutte cose, fatemi fissare l'audio, che tra l'altro oggi ve lo metterò un'altra tacchetta un pelino più alta, quindi ditemi come sentite, perché secondo me abbiamo raggiunto un buon bilanciamento dell'audio. Cioè, si sente bene, però si potrebbe fare un pelino meglio. Quindi oggi ve lo alzo di altre 5 tacchette. A me è arrivato l'SSD a 2 TB, ma non posso collegarla perché mi mancano i cavi e le viti. Beh, tecnicamente i cavi non dovrebbero... Vabbè che se tanto è un SSD basta che lo infili, Star. O non ho capito forse io qualcosa. O è un SSD di quelli tipo esterni, perché solitamente le motherboard adesso ce ne hanno due di slottini con cui puoi infilarceli, che sono letteralmente il click e metti la vitina.
Ah, ok, è proprio uno di quelli ticchini, allora sì, ti serve il cavetto. A proposito di menù, nella scorsa diretta, guardando in giro nel vano, hai trovato un Gladius, il demo in artiglieria. Ecco che cazzo era quella roba lì, perché mi ricordava qualcosa. È uno degli stronzi Devil May Cry 4. È possibile trovare pure uno scarecrow in un'altra sezione della galleria, sicuramente tipo appiccato al muro fortissimo. La musica era un pelo bassa, ma era già meglio rispetto al passato. Ma lo sai qual è Slayer? Adesso startiamo. Io non ho capito perché l'audio è così poco. È così altalenante nelle live. Cioè, io tra una live e l'altra non tocco niente. Perché non tocco slider e cazzapipoli. Quindi non ho mai capito perché certe volte è leggermente più alto, certe volte è leggermente più basso. O è il software che fa qualcosa che non so. Perché può essere. O boh. Ma. Sperando che parta, diamo il via alla sigla. Let's have some fun. Devil May Cry. Eccoci qui. Buonasera Fiorella, come stai? Bellissima, benvenuta. Non so che dire, tipo dopo non me ne intendo molto. Ma infatti io ogni tanto mi metto a fare dei test. Ma tanto io posso fare qualsiasi test voglio, ma tanto l'audio in live sarà sempre qualcosa di a sé stante. È qualcosa di incredibile che io non capisco. È tipo il mistero dell'informatica dove tiri un cazzotto al computer e parte. Mi sto recuperando la live di Cyberpunk, sono contentissimo, Fiorella, come stai? Bellissima. Ma! Come avevo detto, adesso è apparso anche Dante a sinistra ed è bellissima come roba. Ma andiamo. Allora, io in realtà vorrei fare un po' di riscaldamento, ma credo che il riscaldamento lo faremo sul campo di battaglia. Quindi andiamo. Buonasera, Vale. Ora ve l'ho messo a 35 l'audio. Madonna, che bellissima. Vedi che tra l'altro, vedi, ecco perché puoi trovarlo il Kalinan. Lei solitamente se lo porta sempre indietro. Oggi non ce l'ha. Cioè, sto giro non ce l'ha perché giustamente l'ha perso. E tra l'altro, in realtà, per fare dei test audio potrei andare da una parte. Sono stronzo, effettivamente. Hai visto quante tette e culo in Cyberpunk? Sì, sarà una delle serie che non sarà monetizzata del canale, infatti, Fiorella. Io ho paura anche per TikTok. Io ci ho detto quasi quasi censuro qualsiasi. È impossibile, perché se mi metto a censurare qualsiasi roba, non si fa più, quindi credo che vado di bucio di culo. Butto su internet, se rimane meglio, se no, sti cazzi. Buonasera, Celestiale. Come stai, bello? Benvenuto. Allora, facciamo dei test qua. Facciamo testini qui, che questo è il luogo adatto, no? Tanto mi sono allenato contro questo stronzo. Sei ancora che mi meni? Mi ha guardato. Ciao! Buonasera, Elda. Niente, ti sei perso. Come va l'audio? Vedo che sta sempre nel giallo. Gnom. Quanto bella st'arma, comunque, continuo a dirlo. Bene, sono contento. Virgil ha donato un biscotto da 3 euro la gang. Grazie mille per il. Oddio, come si dice? Mi sono perso la parola. Il support? Star? Guarda, tanto lo so chi cazzo l'ha mandata la donazione. Aspetta, aspetta. Star? Grazie mille per i 3 euro. Sempre un piacere. Provi a vedere se hai cavaliere. Ma dove si vede Slayer? Sto giocando anche io a Cyberpunk 2077 questi giorni. Mi sta piacendo un botto. Sono contento. Allora, torniamocene via. Di qua. Leggi il messaggio almeno. C'era un messaggio. Perché non è apparso di là effettivamente? Non mi è apparso il messaggio, Star. Ti manca il potere, anzi sei debole, ti manca il potere, scam. Ok, adesso mi è apparso il messaggio. Non so perché non è apparso fortissimo. Nella sezione personalizza. Vabbè, allora andiamo in missione. Allora, raga, datemi come al solito un attimo per avviarmi, perché oggi sono più rincoglionito del solito che stamattina ho fatto le 6, che poi non so se dire, cioè. Vabbè, avete capito. Si sembra un po' per Nico, sì, anche se ci sta anche Lady e Trish, passa che non è. Diciamo che non sono proprio così. Personalizza. Ok,
Cioè, dovrei averla qui. Ah, ok. Ma perché pure questa non me l'ha fatta... Cioè, non me l'ha fatta poppare? E che cosa cambia? Solo di colori? Mi sembra strano che cambino solo di colore. O fa anche qualche effetto extra? Boh, lo scopriremo vivendo. È della Deluxe Star. La scorsa diretta hai detto che non possiede nulla di visivo mentre è equipaggiato cavaliere. Ne sei sicuro? C'ha qualche... Ah, Dio, c'ha qualche braccialetto, cosa strana. Adesso guardiamo, eh. Perché effettivamente col fatto che poppa dal nulla mi sembrava strano come roba. C'è un Plaguet l'altro. Io ho detto, come vi ho detto, se voi anche giocate a Devil May Cry, fate magari le stesse missioni che potremmo incontrarci, eh. Te l'ha fatta vedere all'inizio del gioco, ma te non lo sapevi. Ah, oddio, tra le varie robe. C'ho qualcosa addosso. Ma gli occhiali. Ah, oddio, gli occhiali. Ma adoro. Ok, non ci avevo fatto caso. Figata. E questo che cos'è, quindi? È un'arena? È una versione evoluta del capretto. Va bene. Giù, cucciolone. La versione normale, solo che ha qualche chicchetta in più. Tra l'altro l'audio continua a chiedere. Però questo è il tipo di nemico che più si carica e fa bordello. Magari se lo lasci caricare esplode. Audio ok. Tanto guarda la che è rossa. Ah, oh mio Dio, perché è rossa? Perché è una città alla moto di Lady. È quella cazzo di moto che usiamo. Cioè che usiamo, che Dante distrugge nel 3, credo. Sì, è solo rossa. Comunque strano, ti sarei già dovuto comparire a logica, dici qualche fantasma vecchio. Ho preso il Kalina, sì, facendo un po' di completismo, lo. Oh. Sì, qua sono botte e basta, ma adoro. Aspetti, eh. Aspetti. E stai a cuccia su. Chi è apparso? Un behemoth. Ok. C'hai più frame, vabbè. Uno. Ti piacerebbe, stronzo. Gnom. Non ti fa mettere il 1920? Non c'è il 1080? Cazzo, non c'è il 1080? Perché non c'è il 1080? Ok, era il test che volevo fare, ma a quanto pare prossima volta si torna in... Vabbè, c'è l'upscaling di tutto il Cristo Redentore, fuorché il 1080. Boh. È riuscito a inserire una moto come arma, era dal 2 che gli frullava per la testa. Allora. Sì, però io devo imparare a giocare stasera. Non così. Beh, è vero che questa mo fa l'altra roba. Grazie davvero, sa, perché vedi, questi sono quei test che non ci faccio caso. Questa cazzo di rosa. Non ha funzionato.
E la Madonna. C'è qualcun altro? Ah, no, qua. Tanto io mi devo abbassare l'audio nelle mie cuffie, perché se no mi sto rincoglionendo fortissimo. Che bella, questa sarà per farmare allora, perché è piena di nemici. Sì, sono tutte arene una dopo l'altra. Oddio, le maschere. Che palle. Oh no. Ma periato. Ho sbagliato. Mica sto sbagliando troppo stasera. Troppo, troppo, troppo. Tanto minchia, questa devi farla con tutti. È un'arena sia con V, con Nero e con Dante. È un palazzo di sangue in alfa. Madonna. Allora, stiamo calmi. Infatti ci stanno tutti e tre. Scusa, è mio. Stai ferma, maschera dei miei coglioni. Kamikoto Sato che va di versus. Rosina. Non ha funzionato. Vabbè, dai, non stiamo andando così male. Lo stile c'è comunque. Alla fine. Anche il caldo. Sto sciogliendo. I can smell that piece of shit from up here. It needs to be flushed. Addirittura una roba del genere. Vuol dire che più avanti ci sta qualcosa che ti mena forte, eh? Dove devo andare? Devo per forza interagire qua? Credo. O c'è un buco che non ho visto perché stasera sono rincoglionito. Che è probabile. Buco di qua? O è questo il buco? Ah, oddio, non l'avevo visto. No, questa è cattiva. Questa è cattiva. Molto cattiva. Tremendamente cattiva. E mi ha preso. Usiamo la moto per l'Hyper Armor. Dante calmo. Andiamo a eliminare sti spawner di merda.
Ah, vaffanculo. Ah, ma ci stanno anche questi. Ecco perché. Maledicti. Mring. Chi ha un gruppettone di questi è greve. Tu. Ah, donna mia. È stato scritto su YouTube: nell'ultima stanza di questa missione è possibile farmare gemme rosse con il dottor Foss. Una volta che hai eliminato tutti i nemici, basta solo ricaricare l'ultimo checkpoint e riprendere il farming finché lo ritieni opportuno. Perché giustamente salva lì e bella. E tanto questo puoi anche skipparlo. Oppure stonato fortissimo. Oh, ecco, questo è un altro player. Siamo paradossalmente in coppia con qualcun altro. Cioè qua se stai messo bene di sincronizzazione, puoi giocare anche con Nero. Buonasera Kuro, come stai? Bellissima. Ciao. Che bella sta roba. La legge mi uccide. Oggi c'ho un po' di mal di gola, sono un po' spossato, ma si va. Tu vai a menare tutti, eh. Ci sta qualcosa qua attorno? Nelle parti alte. Ah, ma infatti mi sembrava troppo facile. Player. Vabbè, che queste. Ma mi sta aspettando? Col cazzo. Bravo, bravo, vai tu. Mena le mani tu. Io mo. Gli eroi arrivano per ultimi. Là c'erano delle gemme che ha già rotto il signorino. Qua ci siamo stati. Vabbè. Oui. Quello era l'altro player, la skin bianca. Adoro. Looks like we still got a long ways to go. E non ha braccia. Ah, questa se non l'ho fatta S e a fine serata la rifacciamo, eh. Bravo gioco, vedo che mi hai... Minchia, ho fatto 6300 punti stile. Ma ho fatto cacare a spruz. Ma dove li ho fatti tutti questi punti stile? Com'è possibile? Stiloso. Stiloso pure tu. Tutti stilosi, madonna. Vabbè che con Dante effettivamente farmare punti è un attimo. Damn. Just... longer. Come on. I must go before he loses completely. Va bene. Vabbè, dai, dopo un tot e ritorniamo con V. Che è successo, Low? Dimmi tutto. Altri player. Damn it. A little longer. Hold on just a little longer. Non è che c'è qualche segreto qua dietro? No. Si sa mai. Non si sa mai. Micchia, questa sembra una parte però morta del suo luogo rispetto al solito. E tra l'altro con V come cazzo si giocava? Spammando tutti i tasti probabilmente. Ma se ho giocato con Dante, con V dovrebbe essere più facile. Nemico nuovo, eh? No. Ho capito, ma è palesemente una trappola. Ah.
Figata, non ha più tatuaggi. Where am I? I'm losing my power. Gotta recover somehow. No, è lui che c'ha tipo, non dico le visioni, però a sinistra ci sta il Cavaliere Angelo. Perché giustamente se lui è collegato a Virgil, magari in questo momento c'ha tipo i PTSD, quelli seri e veri, no? Alla nostra Elite, buonasera, bella. Stasera l'acqua mi serve. Ok, figata. Guardali, che belli. E quella al centro che cos'è? Ah no, sono i tre boss, sono i tre angeli, perché c'è Lady, Trish... Ah, oddio, è Behemoth. Ok, mi sa che ho detto una puttanata invece. E là c'è la porta. Diventato Full Metal Alchemist. Sacrificherò tutto. Oh, però non c'ho Griffon, giustamente. Adoro. Quindi dobbiamo riprenderci i famigli. Mica. Dopo che scatta un tot, poi si deve fermare perché è stanco. Quasi ti fanno vedere che lui è umano. Giustamente. Però perché sta roba? Cioè, perché vuole consumarmi? La signorina? Sperando che qua ci sia... Griffon. Goliath. Non so perché lo chiamo sempre Behemoth. È quello di Costar. Cioè, giustamente questi non sono ricordi belli, probabilmente. Vai verso la luce, Sora. So, this is where they are. I'm claiming what's mine. E c'è anche Dante. Oh, guardalo. Bellissimo. No, mi sa che stiamo prendendo Shadow, perché... Sono quelle forse. Ah no, posso scegliere. Eri tu Griffon? Mi sembra di sì. Ah ok, me lo fa scegliere. Non è che lo grab e basta. Liberiamo Griffon. Senti la musica. Sì, però se sapevo che dovevo affrontare lui, prendevo Shadow. Meno male che hai fatto del burro. Ah, vai, vai. Lehehe. Madonna, quanto non sono più abituato a giocare con lui. Perry. Vabbè, è vero che quando stanno in Berserk fanno i cazzi loro. Vai, io vado in difensiva. Bello che con Dante l'avevo quasi shottato questo. Ma devo correre in giro. Come on. Aspetta, questa da fare S con lui sarà un dito in culo.
Anche se devi scegliere quelli giusti, giustamente, perché qua con Shadow vai molto più sparato, mettiamola così. Vai tremendamente più sparato qua con Shadow. Aspetta. Le. So. Soga. But the following contraries to these are true. Ok. That's one down. Che dato perché però lui deve riaffrontare... Perché pure... Goliath è mischiato con qualche ricordo brutto. Che sta affrontando Dark Aqua. Sì, sì, con la musica anche triste. Allora, di qua... O non ci arrivo. No, ok, c'è il saltino qui. C'è il saltino qui. E devo fare una roba strana, mi sa. Io faccio... Quello è vero che devo tenere premuto. Me l'ero dimenticato. Così. E poi... Le! No, siamo andati lunghi! Porca puttana. Dai! Perché tanto non ci arrivo de planata là, ma tipo sicuro. Oppure sì. No, ok, ci arrivo. Come al solito mi devo complicare la vita. Ok. Bella l'oste di Dark Aqua, sì. Più che altro depressiva, Dio Madonna. Come se Kingdom Hearts non lo fosse sempre. Lo so che non hai scelto, comunque è bellissimo. Perché lui finché corre così va... Quando effettivamente fa lo scatto sarebbe quando dovrebbe entrare Shadow. Però non avendo Shadow non può scattare. E si stanca dopo un tot. Adoro. È una figata assurda sto piccolo dettaglio. C'ha una durata di scatto di un morto. Adesso prendiamo Shadow. Fortissimo. Anzi, in realtà dipende, perché se devo affrontare... Il mio DPS. Tu con V sarai un bel dito in culo. Grosso, grosso. Madonna, che bella comunque. Basta che muori. Suka. Fall to hell. Vabbè, solo il Cavaliere Angelo praticamente era un toro. Che cazzo? Sta deflagrata sta signorina. Va bene, ok, è più... Per il meme, per il chill, sta cosa. Credo di sì, Low. Perché qua è come se fossi tipo in uno... Cioè, fosse tutto Devil Trigger. Quindi lo sta rifocillando. Tocca capire perché però quella signora ragno lo sta facendo. Perché non so se è tipo challenge, nel senso l'ha infilato qua dentro... Per dire tanto ci muori perché sei debole come una merda. In realtà V è forte perché giustamente è V. O se magari ha riconosciuto in V qualcosa di Urizen e quindi gli sta a cercare da una mano. Perché sa che se devono riattaccare per rifare Virgil True Power. Perché io continuo a non togliermela dalla testa sta cosa, eh. Cioè non lo vedo così difficile... Il mega piano di Virgil, dove da una parte lui accresce tutto il potere demoniaco e poi lo rinfila dentro la parte umana e ridiventa lui me coglioni. Ma... Vieni, Nightmare. Before Christmas. Thank you.
Ciao. This is the end. Enjoy the despair. Minchia, che tra l'altro pure sta arene sembrano particolari. Vediamo se posso suonare. Beh, fammi suonare, non rompere i coglioni. Oh la puttana, non c'ho il Devil Breaker. Va a cagare, tutto bastardo. Questo è stato fighissimo. La porta dell'alchimia si apre. Scambio equivalente. Capelli bianchi per i famigli. It's time we got back on course. Però vedi, sta roba mi ricorda qualcosa. È quello, cioè, ce l'ho sulla punta non della lingua, del cervello. Che mi ricordano proprio Nightmare. E tra l'altro sì, gli sono tornati i capelli neri. Oh, we finally made it out. That thing was something else, huh? Best we avoid it if possible, especially given my condition. E io ho fatto una cazza. Ci ho pensato dopo, Slayer. Mi sono guardato attorno alla ricerca di segreti e mi proprio l'ultima roba, cioè lì dovevo andare a guardare. Però particolare sto luogo. Cioè è come se sembrano fatti di quello che sono fatti Shadow e compagnia, no? Cioè sembra tutto Devil Trigger sta roba. Gemmine. Buonasera Paragone, come stai? Bello, benvenuto. Gnion. Sì, perché sono tutti cristalli e fiammelle violacee. Madonna, che bella sta roba. They're safe. No time to worry about them, B. Gotta hurry. Vai, vai, anzi, grazie per il lurk, Paragone. Senti come menano le mani. Ah no, qua ci sarei passato più tardi. Minchia, tra l'altro loro stanno a far cazzotti con qualcosa di greve, eh. Giustamente ognuno di noi c'ha il suo momento. Oh, Cristo, Madonna, cosa vedo laggiù. Oddio. Vabbè che quelli ormai con Dante... li apro. Molti sono curiosi di affrontarli con Nero, perché Fury e altri potrebbero essere un pelino più ostici se non hai i giusti Devil Breaker per counterarli fortissimo. Devo trovare la cosetta di qua. Shadow. Meno male. No escape. Gno. C'è qualcosa di qua? Si può scendere? No, peccato. My journey is coming to an end. Scusate, ma cos'è questo rumore? Sono i sandalini di V? Che fanno il rumore di plastica.
Mi sembra tipo su Hercules quando Pena e Panico fanno i rumorini con le scarpette, di Madonna. Ho le ciabatte, sì. If he reaches the fruit, it will all be over. Even Mundus failed to reign over the human world. Surely we know he will not. Malphus, no way can we handle her. We don't have the strength. I know. But we must get through this. Somehow. Sì, ma è rubata, se è stata rubata. Però, minchia, per un attimo mi era partita la cosa che lui potesse essere il piccione del primo, mentre no, è letteralmente una gallina aborto. Pensavo fosse cosa, invece no. Nero sì, sta col mascellone. Il fiore da solo non è mai un vero problema, anche perché come nemico è molto fragile, trovo più ostico il Blitz, per dire sì. Quello è vero, diciamo che il Fury, se tu lo pushi fortissimo, perché sembra che non becca i colpi, che è invulnerabile. No, devi semplicemente schivare quando attacca o counterarlo e per il resto stagli sempre dietro e lo apri. È un Griffon molto depotenziato. Perché la forma mi ricordava quello. Behen, bellissimo Nick. Tanto io stasera non ho il dizionario, parlo a mugoliti. Damn it. Running a little low. Not gonna last much longer without a refill. Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Okay, enough with the suspense. What do you need? Allora, vabbè, non dico niente. Ha tirato tra l'altro pure una laghicchiata. Non dico niente, ragazzi, perché Lady ha fatto un'espressione che, indifferentemente se sei maschio o femmina o quello che ci sta in mezzo a 18.000 robe, ti bagni. Quindi lasciamola lì. Lasciamola fortissimo lì, perché io rivedo una roba del genere da Lady e esplodo fortissimo. Ho sbloccato qualcosa rispetto all'ultima volta? Un cazzo di niente. Ma bevi, grazie, perché ho sudato un po' troppo la nostra vita. Che ci portiamo? Perché me ne sono creati un po' di robe assortiti a cazzo. Questo con il ragtime o questo? Andiamo con questo. Ah, tra l'altro c'è anche il set consigliato qua. Andiamo con quello che mi consiglia Nico. Vai. Bevi per Lady. Sì, perché devo reintrodurre i liquidi di Madonna. Bellissima. La sto rivalutando sempre di più, Lady. È veramente bella in questo. Forse fa cazzotti con quella del 3, eh. Fa tanto a cazzotti. Però potrebbe vincere. Invece The Scam e Cam. Mi manca solo il Monkey Business, praticamente. Il Monkey Business è un altro Devil Breaker? O è quello che facciamo per Lady? È da tanto che non gioco con Nero, eh. È da tanto. Non l'ho più utilizzato. Split up again, huh? Better alone anyway. È tornato. Get out of my sight! Vediamo. Vediamo. Va bene. Momento alla Tomb Raider. Questo letteralmente è il castello di Mundus. Crossroads. Which way should I go? Crossroad? No, aspetta. C'era un bivio. Ah, perché posso andare anche sotto? Ma io voglio andare da entrambe le parti. Come facciamo? C'è problema?
Che si ottiene tramite 10 gradi è quello delle banane. Ah, oddio, l'avevo visto, sì, che era esclusiva tipo giapponese, beh. Che noia i momenti parkour. Lo so. Buonasera, Nico, come stai? Bellissima. Tanto qua ti danno i rec... Ma perché posso usare i rec time per fare queste? Ma io non posso, tipo... C'ho frame di invincibilità? Tecnicamente. Sotto c'è qualcuno, però. Brì. C'è la trappola. Becca, becca, becca. Tu vieni qua. Ma potrò counterarlo? Lì. Tipo... Ora. Sì. Adoro. Mi mancava pure la musica. C'è qualcun altro? No, peccato. Ma tranquilla, anzi... Nico, riposati. Riposati tutto adesso che puoi. Lady Dagoda, Lady da... Ah, ma perché quella è la punizione se cadi giù come una merda. No, no, ho sbagliato. Tu ci arrivo. C'è qualcuno? Aia, che dolore. Non dovevo percularti. No. Mi devo riabituare a tutto. Com'era? Così e così. Tu vai là. Qui. No, l'ho missato. Se non ti fai colpire dalle spine ottieni un obiettivo. Troppo tardi, Slayer. Però si farà, perché tanto il trofeo, cioè il trofeo, il platino si fa. Salve. Cioè, quindi posso farlo anche su di te. Sì. Adoro. Sto sperimentando, ragazzi, sì. Sto sperimentando perché era da tanto che non lo utilizzavo. Ho sbagliato. Mica non c'ho neanche più i ritmi. Uno, due, ed era questo poi. Madonna. Tanto con Dante soltanto S, amico. No, non devo... No, 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 non bisogna fare i tossici. Buonasera, Pippo. Non bisogna fare i tossici, va bene. Dammi il rec time, eh. Madonna di Cristo, ma vi siete proprio... Vi siete sfogati in sta cazzo di zona, vedo, eh. Gesù Madonna. Ecco perché c'è il trofeo. C'è una bara. Utene, non dovevo, vaffanculo. No. Aspetta, attacca. Sbrigate che quello comincia a fare la trottorina. Aspetta, E poi così. E tanto ci torno nel mood, dammi un attimo. Un, due, tre, fante cavallere. Tutti e due? No. Madonna, che bello. Mi dispiace, ti ho rotto le cose. Posso farlo il tossico SSS, Dio Madonna. Sì, perché stasera ho il mal di gola, Neko, purtroppo. Quindi pure qui. Ah, no, ok, se lo fai dopo la roba ti dà magari delle rune. Sì, ma è diventato Elden Ring, del botto. Va bene, va bene, va bene. Insomma, c'è qualcosa? No, si va di qua. Ho sprecato tipo tre quarti delle braccia, ma sti cavoli. Perché, giustamente, c'ho già questo. Però io vado sgargiullo. No, no, il gruppo è free, ragazzi. Non credo che sarà mai per i sabollis. Anche perché se non lo era all'inizio non lo sarà mai. Mi sembra sempre un po' così. No, stasera sono sciolto. Ho le mani che si stanno scaldando.
Ci penso, le tre si chiamano in modo diverso per ogni personaggio, oppure è una mia illusione. Che cos'è le tre S? Non lo so, sai, però mi pare che è sempre sexy... No, qua è smoking sexy style, roba del genere. Un cavaliere angelo. Che proteggi? Non potrà mai passare con questo scudo! Oh, cazzo! Uno, due, tre, stella. Mi spiace. Lei come va là di... Morto? Coccolone? Preso? Buonasera, Emlock. Grazie mille per i ride. Bello, benvenuto. Perché dovrei passare qua per fare tipo shortcut? Grazie, Star. Ma che cos'è questo rumore di sandalini? No, mi sa che è la merda che sta per terra. Ah no, è che la via era solo quella. Ok, questo era il tutorial, quindi vuol dire che a breve sarà un dito in culo. Sì, stanno letteralmente facendo la gara per chi deve andare a menargli, eh. Chi arriva prima se lo mena tutto. Buonasera, Emlock, come stai? Bello. Quello è un muro invisibile. Scusate, ma è un cane sciolto? Non dovevo toccare. Vabbè, capito, ma questo si può rompere. Ok. Un buster. Ma guarda che ti fanno le trappole. Ma adoro. Ma che figata. Suplex. Non è propriamente quella, ma... Bravo. Ci caschi sempre comunque. Ah beh, scudo, però. Nero ha donato un biscotto. Ma vedi, perché non mi dice il messaggio, porca troia? Perché non lo dice? Non mi appare neanche nel feed delle attività, Dio Madonna. Grazie mille, Star, comunque. Piano piano stai pagando tutto... Tutto Veigar Kirie. Ok. Vedi che sapevo dove andare a leggere. C'è qualcun altro di qua? Se stai giocando l'uno, quello sì, Emlock. È tipo l'inizio. È letteralmente l'inizio. Da lì va soltanto a salire. È quello lì l'incredibile. Lei là dietro? Aspetti, eh. Minchia, qua con un buster te la fa easy. Qua con un buster te la fai veramente easy, ma ci sarà sicuramente qualche segreto in giro. Ah, intendi il reboot. Io il reboot ci ho giocato poco. Ricordo veramente poco. Tanta decisione per il 2. Che avrei dovuto saltare, ma ripeto. Grazie a Lucia ho avuto un buon ricordo del 2. Continuerò a dirlo. Oh, scontro grosso. Dai. Chi sei? Oh, Gesù, Madonna. Qua dovrei attaccare la codina. La codina, le merde che hai qua. Oddio, posso tagliartele. Adoro. Ah, ci sono anche dei cavalieri. È lunghissima l'animazione, devo farla in volo. Aspetta. Venga. Ulma Devil Trigger, no. Mica la sbaglio sempre sta roba, non c'è niente da fa.
B. Ma quello è degli hack slash, Hemlock. Se ti piace quel genere, i Devil May Cry sono proprio sborra. Se non si chiede di mestiere, è meglio perché hanno rotto le bolle sul fatto che non fosse il Dante della serie classica. Ma me l'hanno detto in molti sta roba, Pippo, sai? Semplicemente del... è un buon hack and slash, perché giustamente Devil May Cry, solo a cui hanno stuprato i personaggi. Cioè, è letteralmente quello. È Devil May Cry con i personaggi a livello di scrittura distrutti, da quel che ho capito. Ah... vabbè, ma sto ancora a posto con le braccia. C'ha bisogno, ma no che non c'ha bisogno. Però il tomboy... tomboy, ti dirò. Capretta? Potevi spawnare un po' più in fretta. Miau. Becca. No, cazzo, ho sbagliato. Questo. Che bella sta roba. Dovresti essere qua. Un, due, tre. Poi questo. Qualcun altro? Ah, è vero che non posso mirare. Vabbè, ma tutti scontri così easy. Vabbè che giustamente Nero, col fatto che ha il gameplay molto semplificato, ci vuole un attimo a ritornarci, eh. Ci vuole veramente un attimo. Segreto? Un altro tomboio. Buono. No, non tu. Scusa. Allora, andiamo giù. Che bello il tomboy, una volta che lo impari a usare. Beh, thank you. Ma tu vuoi morire? No. Perché comunque hanno una quantità di HP sti stronzi. A lei ci piacciono i tomboy? Assolutamente. Non si era capito. Non di qua, Nero. Sbagliato. Morto? Okay. Sto cabliat. Che tanto si scrive si cabliat con la C. Bordello, Rus. A me piacciono i film. Beh, fa lo stesso. Letteralmente l'altra parte della medaglia, Nego. Quindi sì. Bellini, fanboy anche. No, ho sbagliato. No, è giusto. Io del reboot mi ricordo solo una frase. Sei figlio di Sparda e di Eva la puttana. O della zoccola, non mi dico. Mi ricordo solo questa frase del reboot io. Sarò molto onesto, sono cascato. Le Nero, quello. Ok. Minchia, comunque siamo vicini alla fine, eh. Ci sono io? Ah, ok, quindi a breve devo affrontare la mamma falce. Lehi. Ok. Perché non mi piace la pizza alla naso, tutto bene. Uno, due, tre. Oh, cazzo. Ti stanno, brutta merda. Aia, non ti posso grabbare. Non posso neanche arrivare da te, peccato. Sbagliato. Tu con Nero sei un dito in culo a vederti, eh. Sì. Tu sei un vero dito in culo. Perché il bello, devo andare così. Ah. Minchia, cioè, fatto veramente cacare. Veramente cacare, madonna.
mine now! Fammi recuperare un po' di punti. Aspetta. Non t'ho preso, vaffanculo. Dai. Sì, perché sono andato nel panico, Lilith. Fortissimo. Il signorino con Nero devo imparare ad affrontarlo, perché cioè con Dante è il trickster, ha un sacco di robe. Un saluto a Zora. Hai un sacco di robe per stargli dietro. Forse qua ti devi portare un rack time, perché lo rallenti e lo meni fortissimo. Oppure anche che il tomboy lo staggerava effettivamente. Però se una volta che si allontana non puoi neanche andarci da rampino. Di qua c'è qualcosa? No. Feel a demon nearby. Get in my way and I'll crush you. Sto con che cosa sto andando? Aspetta, perché qua giustamente ci sta V che sta prendendo le totò sul culo. Con che braccia sto andando? Perché là mi servono. Ciao signorina. Vai, andiamo con il set consigliato. Ecco perché ti consiglia. Per certo, il ragtime per ultimo. Ah no, beh, perché di mobility giustamente hai il Gerbera. Hai il Gerbera e hai anche il Rawhide. Perché il Rawhide può attirare a sé quelli più pesanti. Ok. Giustamente così. I'm coming. Pure io dopo che ho visto Lady. Gotta pay attention, sweetheart. Sparskin. But you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh, human. Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. You won't even make a good offering. Right, baby. Okay. Non ho capito che cosa hai buttato. Ma in realtà mi sembri molto leggibile. Ah, era un ragtime. Ma perché servirebbe il ragtime? Perché a breve si giga evolve. Do just fine. Take your time. Let's give him a little taste of the good shit. Oh, vuoi counterarla anche così? Adoro. Cosa che tanto vedi dalle braccia, adoro. Aio. Madonna, lo sapete che cazzo mi ricorda sto mostro perché mi sta da fastidio? La Ratian. Ecco che cazzo è una fottuta Ratian di Monster Hunter. Che carica a cazzo quando non sa che fare, ti deflagra la vita. È una Ratian di merda.
Non ho capito se l'ho... Ah, ci morirò probabilmente. L'ho fatto con il rawhide. Successo qualcosa, signorina? Non ho sono confuso. Sì, devi colpirla. Ok, il counter è come ogni boss. Quando ti carica, se la colpisci con qualche abilità del braccio, se stanno. È un po' come con Goliath, che se lo colpisci si accappotta. Ok. Sto sbagliando la combo. Sì, la sto sbagliando tutta. Che cazzo sto fa? Ma mi sono rincoglionito e me la merito. Ma che cazzo stavo facendo? Oh, ma con le gemme rosse. Vabbè, andiamo con le gemme rosse. O la rendi gemme rosse. Quanto costa? Non ho capito. Ah, quanta vita vuoi? Vabbè. No, no, ma sono io che sono uno stronzo. Lo è differente. È molto semplice. Ho sbagliato tutti i tempismi. Io stavo cercando di fare la combo veloce e non mi è entrata mai. You can come out now. I guess I owe you one. You should turn around. Your body's not gonna last much longer. That I cannot do. I must go. Damn it, V. Don't push yourself. You need some rest. I must go to where yours is. Why? Why the hell do you beg you? This is my last request. Fine. Dante's definitely gonna beat us there. Qua ho fatto una merda perché giustamente. Madonna. Madonna. Che merda, bii. Stiloso. Ma più che altro quel sorrisetto. Sta per rinascere il nostro Daddy Virgil. Sta per rinascere il nostro Daddy Virgil. No hard feelings, guys, but this is my gig. Trust me, Nero. This one's gonna be a little too much for you. Ok. Intanto fanno vedere sempre Lady perché sta dentro al camioncino, bellina. Allora, io onestamente non so come ho fatto a perdere contro quel cazzo di boss, ma non mi entrava mezzo input, quindi o mi sono rincoglionito di botto perché facevo la combo di Dante probabilmente, o non lo... Cioè, vabbè, che cos'è il camioncino della fregna questo oggi? Raga, c'è tutto. Cioè, ce n'è per tutti i gusti dentro sto cazzo di camion. Andiamo con Dante. Arca troia. Non me ne ero accorto. Il camioncino della fregna, sì. Cioè, veramente, c'è talmente tanto... Non testosterone, quello femminile che non mi ricordo, che è la fine. Entri là dentro, muori. This is the real deal. Marca traia. Buonasera, Don Cobra, come stai? Bello. Full speed ahead. Sono andato troppo full speed, mi sa che mi sono dimenticato della roba. Estrogeni, mi sa, sì.
C'è un odore di profumo. Un odore di profumo. Ma fammi stare zitto stasera che ho capito. Fammi pensare a menare piuttosto che a parlare, vai. Madonna che roba strana. Autoconquistiamo. Oh, questa stasera non la riesco a far entrare, non c'è niente da fare. Buono. Accuccia. Pure tu. Sorellina. Sorellina, che ha detto? Ho sbagliato. Vuoi venire? Madonna, sei morto. Che tra l'altro ho fatto dei test. Lui quando sta con così poca vita sembra potenziarsi. Aumenta di tanto, ma tanto tanto le sue difese. Per questo quell'ultima attacca sembra infinita. Cioè riduce veramente tanto i danni che si prende quando diventa violaceo. Ah, qua c'è del parkour con Dante per farsi tutti i punticini. Eh sì. Di nuovo Zora, attenzione. Minchia, se qua è pieno di segreti. Qua ci stanno buchi ovunque. Buchi e gemmine. Qualcosa? No. Gnom. E invece ho sbagliato. Più zone, più combo. La versione PC e PS4 come mai cambia? Perché hanno aggiunto robe? Diventa un mini boss talmente. Talmente tanto la vita. Che allunga un sacco di combattimenti. Ma immagino. Perché se giustamente già. Magari va pure in Devil Trigger, no? Quelle robe così. È la fine. Pure della compagnia signori. Ma non lo sai che non lo so, onestamente, Neko. Io Dante non l'ho mai visto. Tipo come donnaiolo. Cioè, l'ho sempre visto come sempre che scherza, fa la battutina. Magari anche ammicca. Ma non l'ho mai visto sboccato. Poi magari non so le altre robe. Non quello. Oh, vuoi cadere? Che ho capito un attimo. Leppa. Non so manco io onestamente che ho fatto. Togli il Devil Trigger. Che tanto in realtà avrei pure quell'altra roba che è sbroccata. Dove vado? Piano. Piano piano. È sfortunato con le donne. Perché esatto, l'ho sempre visto così. Ogni donna che incontra prova ad ammazzarlo. Nel senso, è un po' il Leon Kennedy di Devil May Cry. Però se scendo giù, no, magari c'è un segreto se me la son fatta dritta, dai. Aspetta che ci sta, è vero, il coso, me lo sono dimenticato. Sei sicuro che la via perde qua? Mi fido? Io mi fido, eh. Non so se me devo fidare, onestamente.
Sarà morto mentre è caduto giù. Ci credo manco se mi pagano. Ma qua sembra per andare diretti dal boss. Quindi sì, effettivamente era un piccolo segreto. Posso caricare il sin? Tecnicamente sì. Eccomi, invece. Però non lo so utilizzare. Cioè, mi sono completamente dimenticato la roba che sa fare. E mi sa che col cazzo che posso risalire. Va bene, andiamo giù. Allora, il sin David Trigger e il quadruple S. Queste due cose sono diventate le due migliori alleate per le difficoltà più alte. Sì, perché deflagreranno tutto. Fortissimo. Aie. Brri. No, oh Cristo Dio, tu qua in mezzo, no. Tu qua in mezzo sei proprio cattiveria. Ecco perché non bisognava cadere. Usiamo il segreto della telecamera degli altri Devil May Cry. Oh, minchia, ti cado sempre davanti, oggi. Oggi anch'io sono sfortunato. Ah, cazzo, devo stare per terra. Non questo Dante, vabbè, comunque. No, raga, io... C'ho qualcosa nelle mani. Io sto facendo delle combo di merda. Non riesco a infilare più niente. Dante è sfortunato di un amore come lo era l'amoroso di Bayonetta, il nostro bellissimo Luca. Pensa che Bayonetta doveva essere nero. Mi dispiace. Diciamo sì, Star. Cioè, a metà gioco ti dicono, guarda, piate Star tra roba. Sto mischiaticcio degli altri due. Di nuovo il nostro caro Zora. Minchia, tra l'altro, oh, che bella sta mappa. Mi piace un botto. Mi piace veramente tanto sta mappa. E quanto verticale. Diciamo che stasera devo un attimo non ci arrivo. No, è fatto cazzata. L'ho vista all'ultimo. L'ho vista fottutamente all'ultimo. E sento una signora. Che bello. Ciao, eh. Quando stanno da sole, queste sono proprio i niente. Da sole sono proprio soltanto una piccola noia extra e basta. Madò. Ma Dio, c'è qualche segreto. Là c'è una cosa. Cazzo, c'era una della vita. Quanta roba nascosta in sti livelli. Adoro. Adoro. Tanto qua ecco perché ci stanno tutte ste cose bianche. Perché è fatta apposta per farti usare la planata del Sin Devil Trigger. È fatto apposta. Ti mettono tutta sta roba perché così tu spippoli i buchi. Salve. Ah, aspetta che c'è sta il vostro paparino. Ah!
Ah beh, è vero, perché quando sto al contrario c'ho le combo. Ecco perché non mi entra la merda. Perché giustamente devo girare il tutto quando sto al contrario. Me l'ero completamente dimenticato a caso. Ma perché? Guarda, madonna, stasera sto facendo dei lapsus. Mi sto dimenticando come si gioca, ma è incredibile. Con Nero era un po' risalita. Di là c'è qualcosa? No? Oh, oh. Mi dite non blind, sto zitto. State fermi, madonna. Sì, comunque questi si caricano. Ma vi togliete dai coglioni voi. Ah, ha cambiato maschera, ha messo quella degli occhi. Sbagliato. Perché ha mirato? Ok, pensavo fosse successo qualcosa di strano. Donna, i nobody, che fastidio, non stanno mai fermi. Mai. Con la moto bisogna investirli fortissimo. È l'unica se vuoi spaccarli forte forte. Li investi è bella. Si chiamano i nobody. Che ha sempre riso fin dal primo quando l'abbiamo incontrato. Raga, se c'è... se c'è Cerbero! Sto ghiaccio, Dio Cristo! Ti prego, se ci stanno tutte le armi! Downward. Oh well, better get to it. Perché giustamente se stiamo salendo e scendendo... Madonna! La musica verrà riprodotta? Dillo, sei coraggio... Ce l'ho il coraggio, Cerbero! Dai! Dai! Se sei l'entrata del cazzapippolo! So! Sono caduto troppo forte! Troppo forte! Tu sei un stronzo, Dante, fatelo dire! Dai! Dai che mi sta tornando la scintilla! Dai che per Cerbero mi torna! Perché il ghiaccio, cazzo! Pure questa! Aspetta, sì! Cerbero, cucciolone! Vieni qui! Vieni qua, cucciolone! Lei! Leave at once. Only kings of the underworld may enter these gates. You shall not pass. Oh, easy there, fella. Hey, I remember a stinky little pooch just like you. You insult me, foul scented creature. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. You have fought Arkin in the past. But I am king of the Cerberus tribe. They were weak, but we will feast on your flesh and
So, you're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come. Io mi sto emozionando perché lo dissi nel 3. Tre teste, tre elementi. C'ha tre cazzo di elementi questo. Adoro! It's a real shocker. You holding up okay there, pup? Come? Come nel 3. Adoro. Ti posso salire sulla schiena? No? Peccato. Queste sono barriere però. Ho visto questi moves prima. You haven't shot out any puppies, have you? Do not mock me. Others like me cannot compare. Outrun? Aia. Mi sto confondendo con gli stili. Again? Jeez. Cool off, hothead. My flames will be your end! You might thunder! Face the most powerful record in all of hell! Ah ok, c'ha proprio uno scudo e basta in sta roba. Ci sto a provare. Le... Ah no, ok, è solo per terra. Oh, turning tail? Come here, I've got a bone for you. Here, boy! I am not so easy to deceive! Senti la musica come tira. Quanto simile a quella del 3. Mi dà quelle vibes. Ha fatto cazzata. Powerless before my flame.
Chissà se posso periarla quella roba. Oh. Vaffanculo. Cagare. Ci stavo concentrato tantissimo. No, aspetta. No, no. No, questa è in onore di Devil May Cry 3. Madonna. Madonna. La schermata. Tanto mi ha dato anche un trofeo. Non ho capito per quale motivo. Minchia, quanto. Quante vibes mi dà. Bello, Madonna. E poi come cambia l'arena? You're a bit tougher than the rest of your breed. Stannate! Non si è stannato! Peccato, ci ho provato. This fight's a real shocker. You holding up okay there, pup? Oh, that's nice. Ma è vero che fai sta roba? Seen these moves before. You haven't shot out any puppies, have you? Cazzo, schivo male. You again? Jeez. Cool off, hothead. My blade will beat me.
Oh, guarda, si è tolta da lì proprio quella testa. Aspetta, No, non ce l'ho fatta, peccato. Volevo finirla con stile. Hai fregato. Peccato. Potevo essermela gestita meglio, però mi è piaciuta un botto come fight. Questa non vedo l'ora di masterarla. I'm the first one here. I like that. Non me la meritavo qua, Alessio. Però palese, parte giga cheat, fanservice e tutto quanto. Non ce la faccio, troppi ricordi, lacrimuccia. Però è palese che questo era quello che volevano fare in Devil May Cry 3. Magari quella era appunto minore tutto quanto, però lo dissi, se tecnicamente un Cerbero, tre elementi, ci puoi fare un'arma a tre robe, no? No, non me lo meritavo perché ho giocato di merda. Però mi è piaciuta un botto sta boss fight, bellissima con tutta l'arena. Cioè una quantità di robe che tu puoi fare che è devastante. Tra l'altro, se tu gli fai abbastanza danni, credo sia stato per quello il trofeo, tu puoi stannarlo prima che si trasforma per fargli altri danni. Ma puoi fare una quantità di robe, ti puoi infilare in talmente tanti modi in sta fight che è bellissimo. Perché sembra caotica, ma hai tutte le carte, giustamente sei Dante per rispondere. Tra le sferette dell'elettricità, il fuoco che è molto più leggibile, quindi puoi menaglie. Il ghiaccio forse è quello leggermente più pericoloso, forse? Perché è quello che rispetto magari al 3, io magari non ci ho fatto caso, non ti fa vedere dove cade la roba. Boh, però. Andiamo. Tanto che ore sono? Ancora mezz'ora. King Cerberus. Arma mutaforma che conferisce gli attacchi il potere del ghiaccio, del fuoco e dei fulmini di King Cerberus. Voglio usarlo, nunchaku del dolore. Quest'arma ha tre modalità differenti, minchia, un'altra. Cioè, se tu c'hai questa e quell'altra è alla fine. Premi triangolo per trasformarla in glaciale in un shaku. Ah, ok! Quindi con l'attacco normale sono quelli del 3, essenzialmente. Rischi di giocare poco la prossima. Ma perché dici tipo che la finiamo? Se facciamo un'altra. Perché tanto se magari ci andiamo a fare qualche S dietro, eh. Ah, ma tanto ci dobbiamo fare l'altra quest con gli altri due stronzi. Dove cazzo voglio andare? È Dante, Nico, ne ha tante. Premi cerchio in stile Sword Master e diventerà un bastone avvolto dalle fiamme. Tieni premuto, rilascia cerchio per mutarla in Sanji Gun.
Non ho idea di cazzo, forse una qualche roba. Intriso di fulmini. Ah, ok, quindi il suo... Ah no, è perché probabilmente mentre fa quella trasformazione fa anche qualcosa. Vero che siamo alla 17, giustamente sono 20 missioni. Allora te l'ho toccato. Fratelli, non... Ecco qua. The truth is, I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Miro, I will tell you everything. There is no demon named Urizen. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. And his real name is... Virgil. Madonna. Madonna, c'ho la pelle d'oca per sta cazzo di roba. No, andiamo a casa. Più tardi, più prossima volta probabilmente. Allora, andiamo giusto a provare. Aspetta, ce l'abbiamo, perché non provarlo? Yeah. Anche perché stanno per succedere robe bordellose. Stanno per succedere robe molto, molto borderlose, perché sta per tornare il paparino a casa. Dov'è? In pusa. Sta per tornare il paparino. Quindi, oddio, guardale. Ma c'è quelle del primo? Sa vederlo, sì. Però tanto ci dobbiamo leggere anche un po' di documenti. E se faccio verso di me, me lo tira? No, è soltanto un affondo. Fammi vedere, perché, micchia, questa sarà un bordello. Tra l'altro non è giustamente neanche sbloccata. Combo base, 1-2 con la roba. Long barrel. Ok, minchia, questo per i nemici volanti è degresto, eh. Puoi farlo anche a mezz'aria. Tocca sbloccare le robine. Il Sword Master invece, danza macabra. Aspettate che... Ma perché non l'hanno divisa in armi, che ogni volta bisogna fare il bordello? Oh Cristo, quanta roba. Perché giustamente ha una... Minchia, hanno fatto... Non è che si trasforma con le modalità. No, no, è tutto un flow. Perché sennò sarebbe diventato un bordello se tu c'avevi un'altra arma che si trasformava. No, no, è un flow di roba, Dio Cristo. Uno, pause, attacchi. D'altro colpisci con la punta dell'arma. È anche molto di posizione, perché giustamente la usa da fondo. Oh, minchia, quanto figa, perché si adatta a tutte le situazioni. Ok, questa è un'arma molto di tipo alla Wukong. In avanti. Indietro. Va bene. Madonna di Cristo, Dio. Raga, ma quanta roba. Sentilo. Ecco, l'unico fatto è che io ogni volta che vedevo queste cose anche nel 3 non riuscivo a capire quando era l'animazione molte volte. Minchia, pure questo per counterare la cosa è una madonna, perché fai una quantità di hit. Così ho fatto un 2095. Ah, oddio, non si resetta il danno. Yeah.
Che tanto puoi anche concatenarle tra di loro. Ma io posso fare anche che tengo... Cioè, stavo dicendo, io posso anche fare questo. Ah, ok, no. Però posso concatenarle in mezzo a sta roba qua. Madonna. È figata sta roba. Ok, indietro. Sai che tu mentre fai sta roba poi tieni premuto e fai il bordello o carichi qualcos'altro. Adoro. Oddio, la Madonna di Cristo della combo, quanto cazzo deve essere lunga. Ok. Questo chissà se ci puoi fare un sacco di counter. Madonna del range. Madonna veramente del range che ha st'arma. Questa va masterata. Questo pure comodo. Sono un cavaliere per guardare le mosse normali con quello sformato e viceversa. Eh sì, peccato, eh. Sarebbe diventato un bordello. Vabbè, basta fare la scimmia tu. Andiamo a farci le altre missioni. Perdonate. Ci facciamo un altro. Dipende in realtà quanto durano, non credo così tanto. Discussioni su Cat Conte e DLC del The Ring, lo vedremo. Che scimmia, eh sì. Che scimmiettone. Che tanto poi è vero, abbiamo pure Virgil da fare. Ho fatto B qua. Ah beh, era quella in cui ho fatto cacare a Spruzzo. Qui. Vabbè che tanto è semplicemente la stessa roba. Soltanto che devi farla con gli altri personaggi. Semplice. Quindi. Ecco, con Nero certi nemici potrebbero essere un po' ostici. Però... Allora, Nico, io sarò onesto. Le cose che mi consigli tu non mi piacciono. Io capisco perché tu le metti, però... Non mi sconviffano. Che ti devo dire? Mettiamolo qua giù questo. Mi dispiace che ti ho insultato. Capito. Potevi farmi una serie di pasta breaker piuttosto. Andiamo a menare le mani. Questa non vedo l'ora di spammarla per farmare, perché quei cacchio di 3 milioni tocca farli in qualche c'è modo, E sembra quasi una vecchia cheat, ma vabbè. Quelli anzi erano 6. Ups. Sì, sei sempre tu. Ah minchia, ti posso grabbare. Breve. Ah però hai uno scudo. Ok. Nico, non sei una power player. Cosa? Io devo ricordarmi, ma perché prima non mi entrava la combo? È uno, due? Minchia, perché era più lungo. Oppure era questo. Madonna, giocare con Dante comunque ti cambia molto i tempismi, Te li cambia un botto. Aspetta. Lehi. Bravo, carica lì, cucciolone. Giù. Per massimizzare le gemme rose, ma bisogna giocare con Virgil per un po' di mistichezza con la sua meccanica. Fare Judgment Cut, immagino, per shottare tutto. Sento odore di questo. Sei stannato quando stai così? Cucciolone. Oddio, le maschere di merda. Buono. Let's
Let's get airborne. Chia, quanti cazzo siete? No. Allora, tu mi hai rotto onestamente i coglioni e giustamente non ti posso fare neanche niente. Vieni qua. Madonna, che belle ste cazzo di prese. Non quello. Ah, oddio, hai messo quella maschera che spara la roba. Su. Ah. Che tanto questa roba puoi skipparla comunque. Puoi skipparla fortissimo. Mi sa che l'ho detto pure prima, ma oh, veramente non mi ricordo quello che dico. È questo il ritmo. Ok. Oh, ciao Dante! Bravo che hai spaccato tutto, così mi velocizzi le cose, cucciolone. È stato un piacere? Ho fottutamente rubato tutto! Però vedi, questo non ti rischia di non farti fare punti stile. Perché adesso non ho fatto quel mega fight? Ho fatto 14.000 punti. Non... Ah beh, perché non mi sono fatto colpire. Ho fatto l'anno damage, vero? Va bene, non me ne ero accorto. Sono così abituato a prendere le pizze in faccia che... Ho rubato i punti di Dante. Sì, gliel'ho fottuti dal portafoglio. Magari lui si è fatto pure colpire, quindi mi ha letteralmente aperto la via. E adesso tocca a B. La mia faccia è quella di Lady in questo momento. Dice, ma siamo fottuti, eh? Pensate sì. Dai, dai, no, che in realtà vi ci vuole un attimo a deflagrare tutto, bisogna solo stare attenti. Rufus, buonasera, bello. Ci vediamo domani con Cyberpunk, che ho fissato un botto di robe. C'è un buco segreto, prova a cercarlo se... Ah, ok, era qualcosa da minare. Io, bello che ho girato come un minchione la volta scorsa. Oh, Cristo, tu con V, no. It's your turn. Ah, invece, ok. Facciamo che te ne vai a fanculo subito. Vai. Buonanotte, Rufus. Anzi, sì, anzi, grazie per essere passato, bello. Io metto parole in mezzo, a breve, buco di culo, così a casa. No, ma infatti, cioè, non devo aver paura perché io sono uno spammer della Madonna. Sei stanco? Il cagotto. Vai. Looks like there's a cave down there. I'm coming! Rise. Oh, tra l'altro, se lo fai in volo parte così. Non ci avevo mai provato. Come on. Corre da solo nella macchia. Shadow. Ok. Eradicate them all. Vaffanculo, minchia, mi stava a pushare, lo sapevo che mi avrebbe preso. Keep struggling. At your pleasure. Madonna, tutti separati a cazzo. Madonna, io... Le... Dovrei aver beccato pure quello? No. Keep struggling. Che tra l'altro ci ho fatto caso adesso. Con Cyberpunk e questo abbiamo due V. Buonasera, Paco. Resist all you want.
E spaccalo su! Thus endeth your requiem. Oh! Ammazzalo! Aspetta che sto suonando! Spaccalo! Dai, momento, morivo! Momento, fammi fare tutta la cavalcata delle Valchirie e mo torna. Ma non ce l'ho la ex. Cioè, ce l'ho un ex, ma non in game. Finito? Ok. Che tanto dovrei controllare pure qua attorno, che ci vuole un attimo. Ma più che altro, raga, io perché ho provato a saltare. Madonna, no, è vero, Nico, mi hai porca puttana, spero non ci sia il copyright. Che a me la lacrimosa di Bioshock che me l'ha veramente deflagrato il video. Oh! Chi c'è? Oh Cristo, Madonna. At your pleasure. Go. No escape. At your pleasure. Crush. Che cazzo è Griffon? Enjoy the taste of despair. Leggi la Bibbia, leggi la Bibbia. Sto testo fantasy. Vai, 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 vai. Tutto, leggi tutto. Tutto. No, ho sbagliato, volevo fare una figata. Aspetta che ci posso fare. Non ho cosa. Vaffanculo. Volevo fare con il robot figo. Lehe. Pierce through. Era così e poi gni. Ne ho preso uno. Demolish. No one is. Ah, pure quelli. Scorch them. Slice them. Ah, ma c'era lo spawner, ecco che mi sono. Mi sono dimenticato. Go ahead. Aspetta. Aspetta. Tanto colpo mi arriva. Slice him. Gouge him. No, sono caduto nel buco. No. Vabbè, sono morti, no? Forse. Credo, però. Se non ti hanno messo il copyright per Crabris numero 24 di Paganini, forse non ti darà problemi. Meno male. Perché questo è il fatto che sono stato pure zitto come uno stronzo, è quello. Perché se ci parli sopra puoi fregarlo un po'. I need you. Oh Gesù Madonna. Aspetta, foto lo sapevo. Minchia, questa è stronza, eh. Io ogni volta faccio il doppio salto quando non dovrei. Slice him. Allora, usiamo la tecnica della telecamera, dai. Pin him to the wall. This is your misery. No escape. Come back. At your pleasure. Go ahead. So high maintenance. No. Retreat. Vabbè che questi in realtà con Shadow ci vuole un attimo a sfondarli. Ora che ci penso. Che cazzo mi è arrivata una codata? Il Vietnam, Dio Madonna. No escape. This is the end. Rotto. Gaugio. Return. Tripla? Quadrupla? Tutto ho fatto, Gesù Madonna, tutto. Corri, corri, Shadow. Corri.
slow. No escape. You want that skateboard? Up you go. This is your misery. State fermo. Crush her. This isn't good. È andati. Aspetta. Facci due. Succhia. Non ho abbastanza. mi ha sbattuto come un tappeto persiano. No escape. No, quello. Hai sparato a quello che non dovevi sparare, vaffanculo. At your pleasure. Demolish. Piano, eh. Slice him. Pierce through. Ah, ma quello era rotto. Ormai è troppo tardi. Ecco, vedi, quando ci stanno troppi nemici, è quello il problema di V. Ci vuole un attimo a che ti mira quello che non devi mirare, soprattutto quando magari devi fare counter, rallentare tutto quanto. E questa è la difficoltà più alta, rischia di farti prenderti... Di farti prendere un paio di colpi che sono grevi. Perché ci vuole un attimo poi che ti aprono. Salve! Dai, vada avanti, che io cerco segreto. Vabbè, zio, stai rompendo delle pustole di merda. Non c'è bisogno di fare tutto sto bordello. Forse qua dentro. No, qua c'è la sbora. Ah, forse sopra. No. Senti la musica che sembra Kingdom Hearts 2 contro Xemnas. Va ovunque tranne che sul nemico. Solo che qua è più bordelloso perché c'è gente che ti assale. Fortissimo. È già sceso? È sceso. Cosa c'era dentro? Ho detto qualcosa di brutto? Mi sono sbagliato? Raga, io sto cercando codesto buco. Fammi stare attento. Che è sta musica? È un buco? Ah, c'è dentro della sbocca. Vabbè, raga, sono palle. Nel senso, quello c'è... Forse tu. Perché mettermi una cosa di sangue qua? Cedo? Cedo, vai. No, non è qua. E rompi tutti i coaguli e guarda per terra. E tecnicamente sono rotti tutti, no? Ah, c'è qualche tipo... Ok, una di ste membrane di merda si è tolta. Tipo lì. Kuro, è tornata per l'ottavo mese, ma non mi ero accorto fosse caduto. Vedi, Kuro mi ha fatto trovare il segreto. È tornata nella gang. È sempre un onore, un piacere, bellissima. Grazie per il support. Oh oh. Certo, mettermi un buco in mezzo a una roba che sembrano tutti buchi da stronzi. Posso dirlo o ci offendiamo? Ah. Cos'è il culo di un mostro? I will never make the same mistake again. I will regain myself. Mi pare 4.000 o 3.000 addirittura, Star. A cacciatore 5.000. Non trovo il buco, giusto? È il classico. No, non fatelo, ragazzi, perché sennò vi arriva una cinquina in faccia fortissimo. Dove cazzo sto andando? Eppe. Ma senti sta musica veramente quanto è la fight con Xemnas. No! Oh, Gesù Cristo, Madonna. No escape. Ok. Beh. Vabbè. Slayer era solo per questo o mi sono perso io qualcosa? Ma dato, guarda che figa sta roba. Erano per delle gemme extra. Retreat.
on me. O c'è qualcosa poi sotto? Vabbè, poi al massimo ci torno. Nel buco non l'ho preso. Ah, ok, per quella chiacchiera lì. Ok, figata allora. Che ti fa capire di più degli inciuci. Looks like we... Con Nero V e Dante. Fatto S, attenzione. Quindi qua adesso, tanto è solo mezzanotte. Tanto quanti punti? Vabbè che ci stanno tanti nemici. Sarebbe anche da fare una cosa ad onor del vero, no? Sarebbe da tornare da quella brutta stronza e aprirla. Ogni personaggio ha un dialogo segreto in quella sezione. Ci devo tornare più volte, allora, sì. Bisogna tornare dalla stronza e spaccarla di legnate. Tanto ci vuole un attimo a farla quella, ragazzi. Perché questa B mi fa bruciare il culo. Mi fa onestamente tanto, tanto, tanto bruciare il culo. Meno male che non ho rivisto Lady, perché se no era la fine. Con quella sua mascellona. Andiamo con questo. Sì, però scambia un paio di cose. Qua ci mettiamo... questo non lo so, non me la sento così calda. E qua mettiamo questo. Posso prendere la... ah beh, è vero, quella che ero caduto come uno stronzo. Ero caduto come una merda. Mi dovevo portare pure un gerbera, maledetto me. Mi sono dimenticato. Split up again, huh? Bufecri. Anyway. Easy. Crossroads. Which way should I go? Ma quindi posso veramente farlo anche qua? Ma adoro, credo. Non è questa l'altra via? Ah no. Sono stronzo, sono stronzo 2, sono stronzo 2. Scusate. Tutto. No, non è che per il trofeo, voglio la S. È differente la situazione qui. Ho sbagliato. Ma perché sono andato di là prima? Io non me lo ricordo. Un gerbera? Vabbè, ecco perché ti danno gerbera. Che poi non è gerbera, è gerbera, però. Ah, beh, questa è la via cheater per non prendersi le trappole. Palese vedendolo così. Ma dai. Oh, ma che bello quel segreto. Sembra difficile da prendere. C'è pure pipistrello di merda, ovviamente. Allora ci vuole un attimo a cadere giù. Sì, sì, è la via safe. Ma adoro. È tipo parkoureggiante. Ma ogni volta mi devi fare sta sgherma. Lo so che è una gemma dorata. Lehe. Lehe. Poi di qua. Ma mi sa che ho fatto una cazzata. Forse. No. Li hanno potenziati. Che è successo? Non l'ho preso. Ora sì. Let's get airborne. Ah, vaffanculo, pensavo di averlo preso. Yeah.
salve. Qua la telecamera mi ha rincoglionito fortissimo. Invece è proprio un'altra via. Puoi sempre tornare giù. Figata. Ah, sembrava... Sì, sì, scappa. Out of the way. Ah, ok, un'altra delle prigioni di sangue. Ma, madonna, ma sta altra via è un bordello. Quello era un altro bivio. Ma sì che era un altro... Ma è il bivio per andare a prendere la gemma? Ah, ma qua proprio vi siete divertiti. Già morto. Dai, rompiti che non voglio sprecare. Raga, ma che bordello è sta oggi, su. Got a little something for you. Atena, fanculo. Messo proprio a tradimento là dietro. Spero che me ne date un altro Gerbera, perché l'ho appena sprecato. Non un Rawhide, un Gerbera. In realtà un Gerbera, ma... Piccoli dettagli. Non me lo danno, eh. Ah, no, è un'altra proprio... arena. Così è un nido di empusa. Perché sta cosa? No, ma per sta merda un trio, una pelle tipo la carica? No, dai. Oh, vaffaculo, non t'avevo visto. No, mi sa che adesso vanno sempre a diventare più difficili, altro che... Adesso cominciano a sbucare pure le regine, giustamente. No. Dove sono andato? Ovvio. Il culo è più debole. Ok,
Meh, potevo averla fatta meglio. Ok, questo è un piccolo farmino di... Madonna, ho fatto quasi 1.000.000. Buoni. Corri. Tutto questo e ancora non mi hanno dato la roba. Poteva andare Poggi, grandissima shit. Dice Dante, no, è una canzone su Devil Trigger di... Poi magari ci sta in mezzo perché non ho visto la lirica. Però dovrebbe essere una canzone sul Devil Trigger. Che... Continuo a dire, come cosa di nero è particolare perché io non l'ho commentato il dialogo che ha avuto la signorina dietro, ma giustamente i commenti che ha fatto è perché avendogli strappato il braccio, non ha più il Devil Trigger. Giustamente si sorprende che nero sia ancora così potente. Quella è stata una roba molto interessante. Ma io stasera purtroppo ho il cervello di un bambino, quindi quando sto così perdonatemi ragazzi. Però... How's that? Che bello il tomboy. E le tomboy. Prova a prendere la via in alto qui. C'è una via in alto? Un po' sottinteso qualcosa. Ma secondo me prima della fine o Nero si riprende il braccio. Ma mi sembra che o sbloccherà la sua parte demoniaca. Che potrebbe essere qualcosa di figo. Cioè, ma veramente non come quello del 4. Dico pura. Però no, ma là sopra ci siamo già andati. Era quella che abbiamo preso la volta scorsa in realtà, Slayer. Chi sono io? E infatti non mi ero infilato nel culo. Madò. Vabbè. Immagino sempre una persona... che non è avvezza alle live, che entra e dice... Non è entrato nel culo. Di chi? Di che cosa? Ho tirato una piccola spikeata. Ovviamente. M'ha preso. Ciao, eh. Non quello nero. E addirittura rimbalza l'overture. Che cacchio vuol dire? Madonna, che palle che sei. Pensavo di averti preso. Oh, qua non ci sta niente da fare, eh. Troppo tardi, volevo perriarlo. Non so perché sto scontro mi dà così rogna. Onestamente, non so perché mi dà così... Ma là sopra c'è qualcosa di... Quello? Ma lo sai che forse in realtà ho detto una cazzata, Slayer? Perché sto fight effettivamente l'abbiamo fatto prima. Ma non è perché forse si torna tipo... Però qua c'ero salito.
Quando va puoi usare direttamente... Ah, ok, potevo farlo effettivamente come cosa, perché non me lo volevo rischiare. Non me lo volevo rischiare. E quindi ho fatto un po' la pussy. Mi ha colpito. Non dovevi prendere lui, ma va bene lo stesso. Lo so, appunto, per questo. Mamma mia. Ma qua S col cazzo che la faccio. Con il cazzissimo che si fa. Però vedi, qua c'ero passato. Meno che... quando ti lanci giù non puoi fare un saltino strano? Devo saltare... perché il fatto è che dovrebbe essere tipo... non è qua sotto? È per di qua. Ok. Come... perché sarebbe qua, ma da qua poi un cazzo. Minchia, sarà un bordello cercare i segreti in sto luogo, perché col fatto che è tutto fatto così è la è la fine. È un bordello. Comunque 9 milioni di gemme rosse, tutti i personaggi al massimo, come è successo? Bravura. Sembra tutto uguale, sì, è un è come se fosse tutto un culo. Con dei problemi, ovviamente, non culo sano, però... Allora... Aleoch. Rec time. Poi questo per infilarsi brutalmente. Un paio di overture. Un buster. Se gira male un'altra volta questo. E poi questo. I can feel a demon nearby. Get in arrivo, my way. Arrivo. Crush you. I'm coming. You won't even make a good offering. Take your time. Game over, Birdie. Madonna, ho sbagliato talmente il ritmo. Happy birthday. Easy. Minchia, sta mossa sì, è proprio da Ratian standard. Most boring magic show I've ever seen. Effettivamente c'hai ragione. Ah!
Now die. Take your time. Fatto una cazzata. Pensavo di fare in tempo. Ma esci, non rompere i coglioni, su. Don't want to give up the ghost, do ya? Get out of my sight, right there. Ti finisco pure in stile, merda. My ears are killing me. E invece non basta. No, oh, t'ho missato. Madonna mia, veramente sei odiosa. Che queste sono proprio le... Io lo giuro, animazione utilizzata. Andate a cercarvi la carica della Radian. È la stessa roba. Adatto, ho fatto anche il coso. Ma mi sa che non l'ho fatto. 4400A invece. Se usavo il basta potenziato. Ah, beh, è vero che c'ha anche lui la cosa potenziata. Però vabbè, già l'accetto, dai. Bino. Ah, pure pure. Andiamo a leggerci un paio di cose. Mi dimentico che il Buster c'ha pure lui la carica che te lo spreca. Che te lo spreca in realtà, te lo utilizza. In realtà potevo fare qualcosa di figo pure con quell'altro. Diciamo che andare soltanto di Buster non ti dà propriamente tanti punticini, ma li posso recuperare tranquillamente dall'altro fight con lo scheletro se lo mastero. Allora, io la roba che volevo leggere erano qui, cioè vedi, ma perché queste non ti forzano a leggerle? Cioè queste sono cose importanti. Ai tempi in cui Dante si faceva chiamare Tony Redgrave esisteva un locale, la cantina di Bobby. Era una bettola frequentata da cacciatori di taglie, aspiranti mercenari e molto spesso dal nostro amico Tony. Come tutti gli altri criminali, lui si presentava di tanto in tanto alla ricerca di soldi facili. Questo per darti un'idea di che genere di locale fosse la cantina. Pullulava anche di gente come il sottoscritto. Per quanto mi riguarda, frequentavo quel tipo di locali per cercare informazioni come fossero gemme preziose. Ottenere quei lavori, capirai, mi permetteva di incrementare le entrate e il buon vecchio Tony mi faceva guadagnare parecchia grana. Eppure lui era sempre al verde, anche perché distruggeva le sue armi ogni missione. Adoro, piccolo dettaglio. Questa è roba dei libri, è davvero? Guardate il jukebox, sì, andiamo anche nel... a vedere lì. Ok, ti danno la lore delle altre opere facendoteli leggere qui. Certo, ora capisco il motivo, ma all'epoca non riuscivo a capacitarmene. Mi chiedevo che razza di munizioni usasse per distruggere due pistole ogni volta. Dove cazzo sono andato? La vecchia armaiola del quartiere non perdeva occasione per improverarlo. Le armi normali sono come pistole giocattolo per te, vero Tony? Madonna, questa frase. Cioè, io leggendo questo coso sento proprio... Come posso dire? Le due facce della medaglia tra Bayonetta e Dante. Porca troia. Alla fine capì... Sì, vabbè, alla fine capì che di questo passo non avrebbe mai messo da parte un soldo. Quindi chiese alla signora di costruire delle armi su misura. Esatto, fu lei a presentare a Dante le sue inseparabili compagne, Ebony e Ivory. Ma il destino volle che morì subito dopo avergliele consegnate. In realtà fu un omicidio, ma non ho mai scoperto il colpevole, purtroppo. All'epoca ero fuori città per lavoro, ma Tony, voglio dire Dante, lui sembrava saperlo. Un brutto ceffo del suo giro mi disse che dopo la morte della signora se ne andò con un'aria terribilmente afflitta. Quella fu l'ultima volta che Tony Redgrave fu visto alla cantina di Bobby. È una roba tristissima la scena. Immagino, cioè, ma povera! E chi l'ha ammazzata? Ma me lo dicono, spero. Di lì a breve mi giunsero voci che il vecchio Tony si era messo in proprio aprendo un'attività, la Devil May Cry. Trovai il posto e mi presentai lì. All'interno c'era un tizio che disse di chiamarsi Dante e che quella era sempre stato il suo nome. Ti dirò, quello fu l'inizio di una magnifica amicizia. Non avevo mai creduto ai demoni o a storie simili, ma frequentare quel tipo fu una rivelazione, credemi. In quel periodo conobbi anche Lady. Dante è sempre stato uno con le mani bucate. Lei gli passava dei soldi o perfino dei lavoretti a volte. Per poi, ovviamente, lamentarsi alla prima occasione. Vedendoli insieme, davano l'impressione di aver avuto dei trascorsi. Non parlo di una reazione o stronzata del genere. No, piuttosto sembravano capire ciò che l'altro aveva passato. Bellissimo, questo si rifà a Devil May Cry 3.
Cercai di approfondire con la dovuta discrezione, ma quei due schivano le domande meglio dei proiettili. Non amano rivangare il proprio passato. Una volta lei gli disse qualcosa riguardo a lasciarsi indietro il passato. Aveva bevuto parecchio. Accennò al fatto che entrambi avessero ucciso dei familiari. Dante, suo fratello, e Lady, il padre. Sì, questo è proprio Devil May Cry 3. Bello. Non ho idea di come fosse andato effettivamente. Forse avrei potuto indagare, è vero, dopo tutto il mio mestiere, ma non sono così miserabile da ficcare il naso nel passato di un amico per soddisfare la mia curiosità. Quindi diedi la colpa all'alcol. Per quanto mi riguardava, erano solo chiacchiere generate da qualche bicchiere di troppo. Trascorsero alcuni anni e Dante partì verso un'isola per una missione offertagli da una splendida ragazza. Madonna, questo è tipo una sorta di ordine cronologico proprio pulito di Devil May Cry. Perché ti fanno vedere tutto. Un pelino dopo, Devil May Cry 3, Devil May Cry 1, adoro. Il re dei demoni voleva rimuovere un sigillo per invadere il nostro mondo e lei gli chiese di fermarlo. Così il nostro ragazzo partì alla volta dell'isola di Mallet, su una nave che gli avevo procurato. E la dolce fanciulla che l'accompagnò, quella era Trish. Ammetto di essere rimasto sorpreso quando la vidi per la prima volta, sembrava la coppia perfetta della defunta madre di Dante. Non avevo mai conosciuto sua mamma. Non fraintendere. Ma mi chiederesti se ti dicessi che Dante teneva una sua foto sulla scrivania? Scommetto che non l'avresti mai detto. Perché no? Scusa, perché fa lo sborone e non può tenere la mamma? E che cazzo vuol dire? Ad ogni modo appresi solo in un secondo momento della vera natura demoniaca di Trish. Il suo scopo era attirare Dante in una trappola sull'isola di Mallet. Era una patetica creatura generata solo per dare vita al re dei demoni. All'epoca la foto sulla scrivania di Dante era cosa nota. Suppongo che il re dei demoni volesse approfittare del suo amore per la madre. Sull'isola accadde di tutto. Dante fece fuori il re dei demoni e tornò alla Devil May Cry insieme a Trish. Non conosco i dettagli, tuttavia. Ficcare il naso in simili questioni, come capirai, non si addice a un uomo del mio calibro. Quello che conta è che Dante sconfisse il sovrano del mondo demoniaco e quando è stato via a presentarsi, indovina che cosa ha proposto a Dante? Sconfiggere dei demoni, tornato nuovamente in vita. Dante ha accettato il caso e ha raggiunto Redgrave City. Che questo re dei demoni sia lo stesso dell'isola di Mallet? No. Per quanto mi riguarda ne so quanto te, eppure non riesco a togliermi dalla testa l'idea che questa storia abbia a che vedere con le origini di Dante. D'altro prossima missione stiamo a casa loro, eh. Del resto si tratta pur sempre del signor Tony Redgrave. Questo è quanto, se scoprirò qualcosa di nuovo non mancherò di contattarti, quindi cerca di non morire prima di me. Sento che sta per nascere un'altra fantastica amicizia. Non deludermi, ma potrebbe finire Devil May Cry 5 con un passaggio di torcia, però di quelli brutali, eh. Cioè proprio Dante che dice, bro, bella, io metto dall'altra parte. Sarebbe figo magari fa tipo una sorta di stessa fine alla Sparda. Però peccato questi cosi, potevano forzarti a leggere. Sono letteralmente dei piccoli, cioè ti danno l'odore dei vari giochi e poi ti dicono vattici a infilare. Qua abbiamo anche i profili. Leggiamo di Kyrie. Accade raramente di incontrare una ragazza dal cuore così gentile da essere considerata come un angelo in terra. Beh, in tutti gli anni trascorsi su questo balordo pianeta, posso affermare senza paura di non aver mai incontrato una donna come Kyrie. Al momento è impegnata a prendersi cura dei piccoli ospiti di un orfanotrofio a fortuna. Dopo i disastri avvenuti in quell'isola, è solo merito suo se quella povera gente ha continuato ad avere speranza nel futuro. Per non parlare della sua bellezza, se non fosse per Nero i ragazzi le ronzerebbero attorno come api su un fiore. Non capisco come quel tesoro di ragazza sia finita con una testa calda come lui, ma in fondo non sono affari miei, i gusti sono gusti. Ah, ma tanto leggiamo tutto qua adesso, Dante ha salvato questa ragazza nel corso di una delle sue scorribande, questa è dell'anime. Non avendo dove andare, la signorina ha iniziato a frequentare la Devil May Cry originale, occupandosi persino delle pulizie vista la totale indifferenza del proprietario. Dopo essersi riunita alla madre, è andata a vivere assieme a lei, ma a quanto mi dicono, questa non sembra impedirle di andare a importunare Dante piuttosto spesso. A sentire Lady, la signorina non sembra farsi problemi a rinfacciare a Dante la sua leggendaria pigrizia, eppure gli vuole bene lo stesso. Cos'altro aggiungere? Dovrebbe aver appena compiuto 18 anni, quindi potete fare il Rule 34, ed è piuttosto popolare a scuola, fate il Rule 34, soprattutto tra i ragazzi e gli artisti dei Rule 34. Anche se cavolo continua a rifilare due tipi a tutti quanti, giustamente perché ci avrà, cioè, il chiamare Dante di 18 anni e ha detto guarda non ti buttano in carcere, stronzo, vieni! Scusate. Tutto questo non ha assolutamente niente a che fare con il nostro lavoro attuale, giusto? Bene, cambiando argomento. Perdona, le parti sì è dell'anime. Posso dire che è carino che qui c'è qualche lore dell'anime. Ma più che altro sono bellissimo perché questo è quel classico momento molto proprio Capcom. Ma in realtà di sti giochi che adoro. Dove tu solitamente, come i Resident Evil, no? Hai
Non so come spiegarlo. Tu hai costantemente loro che fanno le esplosioni atomiche, ammazzano divinità, mutanti, zombie e cose. E questi documenti sono bellissimi perché ti parlano di come loro praticamente si interfacciano tra tutti i vari giochi, tra tutti i vari personaggi e compagnia. Ti creano un po' di background dove, ok, dopo che è successo il bordello, comunque Lady è stata con Dante, quindi ha conosciuto Patty, ha conosciuto Morrison e tutto quanto. Cioè, è quella roba... È come quando in Resident Evil tu vedi... Leggi documenti dove vedi che Jill ha chiacchierato con Chris, ha chiacchierato con Leon, che si conoscono tutti quanti. Ti danno proprio quel... Quel bel mood di sottofondo. Nell'anime lei aveva 8 anni. Io continuo a dire quanto cazzo è vecchio Dante. Non credo, Star. Non penso che arriviamo così indietro, ma vediamo. Il... questo robot che non ho idea di come chiamarlo. Il... Clifot. Si dice che il Clifot sia l'albero della vita del regno degli inferi e la fonte di tutte le forme di vita infernali. Si nutre del sangue umano, la fonte del potere dei demoni. A intervalli di migliaia di anni l'albero genera un frutto fatto di sangue coagulato. Oh, ok, non è che me lo stavo immaginando, che sembrava come se stesse facendo nascere qualcosa ad oro. Comunque lo mangia, acquisisce il potere di regnare su tutto il creato. C'era... Ah, oddio, l'ho skippato. Andiamo a recuperarlo. Non so, ci ho fatto un lapsus. Trish ha parlato di un demone chiamato Mundus che, consumando uno di questi frutti, riuscì a diventare il re degli inferi. Vabbè, perché praticamente tu schioppi talmente tanta gente, accumuli talmente tanto sangue, perché qua è letteralmente tipo città, tra un po', e poi ti giga evolvi. Da quando Sparda separò il mondo dei demoni da quello degli umani, il Clifot non ha generato più altri frutti. Ma ora il confine tra le due dimensioni è venuto meno e il Clifot potrà dare origine a un nuovo frutto. Sospetto che l'albero sia immerso in superficie proprio per questo motivo. Le leggi del regno degli inferi sono assai diverse dalla nostra. A differenza delle comuni piante, ad esempio, il Clifot cresce sulla superficie... Ah, cresce dalla superficie verso il sottosuolo. Solo scendendo in profondità è quindi possibile arrivare dove il frutto cresce. E sono assolutamente consapevole di quali abomini si annidino lì sotto. Adoro. Esatto, sì, ecco, e prendi il frutto del power up, Dio Madonna. Dante dovrebbe avere 43 anni. Cos'è il giovincello? Me l'aspettavo un po' più duretto. Le battute che Dante riceve del sei più vecchio di Satana stesso. Dante risponde: l'ho preso a capocciate, Satana. Ma non esiste angolo in cui... Non esiste angolo di mondo in cui non venga raccontata la leggenda del Cavaliere Oscuro Sparda, il demone che sconfisse il re degli inferi, sigillandolo per proteggere la donna che amava. Accidente, persino oggi è un'impresa a trovare un ragazzino che non conosca la storia. Gli abitanti di Fortuna, tuttavia, sono andati oltre. Hanno fondato una vera e propria religione sulla sua leggenda. Per carità, non c'è dubbio che esistano cronache che confermino l'esistenza di Sparda, ma sono note soltanto a una ristretta cerchia di persone. Vabbè, questo è sempre per parlarti di quel fatto che c'hai tutta la schiera dove sanno ste cose, fanno i culti, i demoni, che... Però, tecnicamente, il mondo normale... Non le sa ste cose, è molto anime, è come tipo Bleach, no? Che c'è stato tutto quel bordello, gli umani si fanno i cazzi loro. Ma... Anche mia mamma raccontava la gesta di Sparda, ma per lei si trattava solo di storielle per far addormentare i bambini. Papà invece, papà era di fortuna e credeva a tutte quelle storie. Tuttavia non provò mai a cercare di convincere mamma. Forse sapeva che lei non gli avrebbe mai creduto, oppure era così innamorato da fregarsene. Ormai i miei genitori non sono più tra noi, per cui non posso chiedere loro spiegazioni a riguardo. D'altra parte riesco a immaginare la reazione di mamma, la reazione che avrebbe avuto mamma se avesse saputo, di un coinvolgimento con un autentico discendente di Sparda. Mi avrebbe costretto a infilare una camicia di forza, poco ma sicuro. Mi spiace mamma, ma quella di Sparda non è favoletta, e Nero e Dante ne sono la prova vivente. Adoro. Buonasera Noob, grazie mille per i raid, bello. Com'è andata la sessione, che prima ho spulcicchiato un po' e ho visto che stavate giocando, belli. Buonasera, stiamo leggendo un po' di documenti. Papà è di fortuna, chi sarà il papà di Nico? Ah ok, quindi questo è un altro di quei cosi, perché questi pure torniamo a vederli con gli occhi di Nico. Ok, infatti mi stavo chiedendo ste robe. Buonasera anche a te Postino, bello, e a chi è arrivato. Articolo di giornale. La notte del 16, numerosi cittadini sono stati assassinati nel cuore di Redgrave City. Non è ancora stato accertato l'esatto numero delle vittime e il colpevole è ancora in circolazione. C'hai letteralmente un cazzo di albero demoniaco da cui escono mostri? Chi cazzo... Ah beh, perché questo era l'inizio. Spero. No, perché il 16, il bordello non è successo di quel 14 o il 15.
Ahimè, tutto bene, Noob. So un po' col caldo e sciolto e mal di testa e cose, però si va avanti. Ha chiuso la strada della zona e ha avviato le indagini. La caccia all'uomo è tuttora in corso. Le autorità hanno dichiarato che sono centinaia di vittime dal massacro di Redgrave City. I resti sono stati orribilmente sfigurati al punto che alcune vittime non rimangono che brandelli. Dopo l'incidente è stata denunciata la scomparsa di numerosi... Ah, no, ok, sì, questo era tipo l'inizio. Il 15 Dante viene scusa. Vabbè, non chiedo. Vabbè, sarà che magari hanno provato pure un po' a insabbiare roba, perché se parli al mondo del... ci stanno i fottuti demoni, alla fine... Ricordi che vi disse che Redgrave era stata attaccata in passato? Sì, che era, magari era quando era ripoppato Mundus, sarebbe bellissimo. Ma... la polizia sta cercando di costruire gli eventi di quella notte a partire dalle testimonianze dei pochi superstiti. Parallelamente è in corso la stima dei danni. La polizia ha rinvenuto il cadavere di una donna tra le macerie di una casa andata in fiamme la notte dell'incidente. Si ipotizza che possa trattarsi della proprietaria dell'immobile, sebbene al momento non vi siano ancora elementi che lo dimostrano. Secondo le testimonianze dei superstiti, quella donna viveva anche... No, questo non è di adesso. Questo è del... Questo... Ah, ok. Quindi hanno trovato la mamma di Dante e Virgil spaccata forte. Secondo le testimonianze dei superstiti, con la donna vivevano anche due gemelli, i cui corpi non sono ancora stati rinvenuti. Diario del vecchio. Di recente ripenso spesso a quel bambino, un ragazzino con la testa sulle spalle. Nonostante la giovane età, si presentava a casa mia con il capo chino su una qualche raccolta di poesie. Questo è Virgil. Mi sembrava notisse una predilezione per William Blake. Così un giorno decisi di regalargli una raccolta delle sue poesie. Ecco, ecco da dove. Perché giustamente quando si è separato, stava comunque a casa sua e ha ritrovato il libro, magari. Figata. A quel punto, con un'espressione di gioia dipinta in volto, mi chiese se potessi prestargli una penna. La richiesta mi colse di sorpresa e gli diedi quella che portavo con me. Il ragazzino aprì la quarta di copertina e schibacchiò il suo nome all'interno. Vedendolo scrivere sul libro, a quel modo mi lasciò perplesso, così gli chiesi il motivo di un simile gesto. Lui strinse il libro al petto e rispose: è un fratello gemello, signore, accade spesso di legarci le nostre cose, per cui devo scriverci sopra il nome per farla mia. Adoro. Rimasi colpito dalla sua rivelazione, provando quasi invidia per quel candore. Mi vergognai persino. Io, un vero bibliofilo, raga, è tardi, bibliofilo, avevo votato la mia intera esistenza alla conservazione della bellezza nei libri. Ma è il papà di Lady questo, per caso? No, sarebbe un collegamento strano. Eppure era palese che Corvino li amasse molto più di me. Ora non vive più qui, è scomparso in circostanze terribili e probabilmente non è più tra noi. Ok, no. Perché avevo pensato alla libreria, alla biblioteca del 3, compagnia, no, che è proprio un vecchio, era un signorino. Se penso che un ragazzo così promettente possa aver perso la vita, mentre un buon a nulla come me tira ancora avanti, il solo pensiero mi fa star male. La mia esistenza ormai è giunta al tramonto, forse per questo non perdo occasioni per ripensare lo sguardo sereno di quel fanciullo, la sua gioventù pura e incontaminata. Lettera abbandonata. Queste sono tutte le informazioni che ho raccolto nella mia indagine sugli eventi di Redgrave City. Se la verità venisse a galla, farebbero più scalpore della scoperta di identità di Jack lo Squartatore. Di più, potrebbe incrinare la nostra stessa concezione del mondo. Ma ormai non sono più nel fiore degli anni, il mio corpo non risponde come una volta, sono praticamente bloccato a letto in attesa di morire, non posso proseguire le indagini in questo stato. Se stai leggendo queste righe, quindi ti prego, finisci ciò che ho iniziato, scopri la verità che si cela dietro quella barbara tragedia. Un ultimo dettaglio, sembra che all'incidente sia sopravvissuto un bambino, si chiamava Dante, non aveva un cognome, nulla. Nella mia indagine ho scoperto soltanto che risiedeva a Redgrave, all'epoca della tragedia. Quando ho cercato di andare più a fondo sulla questione, ha tuttavia negato tutto. Non solo, mi ha consigliato di interrompere le mie ricerche su quegli eventi. Non esattamente le parole che ti aspetteresti da chi si dichiara estraneo ai fatti, no? Onestamente penso... Sappia che sia il mostro che ha massacrato i 136 abitanti di quella maledetta città in poco meno di un'ora. Se stai leggendo questo messaggio, ricorda che quel ragazzo è una delle pochissime persone a sapere cosa sia realmente accaduto quella notte. Devi convincerlo a rivelarti tutto. Per quanto mi riguarda, io non ho il becco di un quattrino, tantomeno ho alcun potere. Diamine, non ho nemmeno un amico con cui parlare. Questo appello è tutto ciò che mi rimane.
È proprio peccato che, vedi, mica devi andare veramente con la lore a azzeccare di che cazzo chi è sta gente. La leggenda di Sparda. Un tempo il mondo dei demoni era collegato a quello degli umani. Questo fino a quando colui che regnava sul primo decise di conquistare il regno di umani. Un demone tuttavia si liberò al re dei demoni, ergendosi a difesa dell'umanità. Sparda è il cavaliere oscuro. Armato dell'imponente lama con cui gli condivideva il nome, Sparda sconfisse il re dei demoni e i suoi servitori. Una volta fatto ciò, usò una spada per sigillare il portale che collegava i due mondi. Le cronache sono parche di dettagli su quell'arma, molti ritengono che si trattasse della spada di Sparda. Eppure in un trattato sulle spade demoniache che ho trovato, il passaggio che cito testualmente, il cavaliere oscuro Sparda suddivise il suo potere in tre frammenti. La spada portava il suo nome, un simbolo di vendetta, mentre l'ultimo possedeva il nome di un dio della morte. Se fosse vero è facile desumere che esistevano altre due spade oltre a quella di Sparda, ma adoro! Mica, hai capito? Qua comunque, questa è una di quelle robe che apprezzo, perché tu parti da, tra virgolettoni, Devil May Cry 1, dove la roba era molto più piatta, semplice, e poi ci ricami sopra delle robe interessanti, perché non solo lui ha chiuso, poi si è assicurato pure di spaccare più chiavi in più pezzi per evitare che tu riaprissi. Sparda fu sigillata dallo stesso cavaliere oscuro, ma nessuno ha mai trovato i documenti riguardanti i luoghi in cui si trovano le altre due spade, perché le ha date ai figli. Madonna. Sì, ma gli vendetta del bene, ho chiamato il dio della morte. Adoro. Figata. Annuario degli armaioli. Quando si parla di forgiare armi straordinarie, Nell Goldstein è l'unica che merita l'appellativo di maestra. Le sue creazioni sono vere opere d'arte. Non sono appesantite da inutili orpelli, né tantomeno sacrificano la sostanza sull'altare della forma. Al contrario, Nell produceva armi semplici dal design essenziale ed elegante. Armi. E questo è questo il fascino che Nell infondeva nelle sue opere. La sua ossessione erano le armi calibro 45, che ha realizzato innumerevoli varianti, al punto da guadagnarsi il soprannome di virtuosa del calibro 45. Sfortunatamente Nell Goldstein ha perso la vita alcuni anni fa in un tragico incidente, ha lasciato una figlia con cui all'epoca della scomparsa non aveva più rapporti. Gli appassionati di armi si augurano che la figlia di Nell ne abbia ereditato le abilità. Perché lei la forzeggia e bene l'ha chiamato. Mi chiedo come sarebbe la sua forma originale. Queste sono quelle robe fighissime, sì. Cioè, quando tu parti da argomenti, cominci a suddividerli, cominci anche a immaginarti dei what if, è una figata perché, cioè, cominci tipo sorta a pensare, è molto alla D&D, so che lo caccio spesso sto discorso, ma tipo alla cronistoria, no? Cioè, tu conosci il... che cazzo ne so, conosci Pelor, sì, ma quanto sarebbe figo sapere il trascorso di Pelor, come è diventato Pelor, ste cose così, è una figata. Fortuna. Allora, in realtà devo bere. Ma più che altro sai qual è anche il fatto, Star? È che se lo sono gestito bene, perché era partito come molto basic in Devil May Cry 1, sono riusciti a fargli fare un glow up della Madonna, a ricamarci sopra, a renderizzarlo, a svilupparlo, è veramente figo. E tanto è un personaggio tra cui, di cui tu veramente vedi, tra virgolettoni, poco. Cioè non è tipo Dante che sta sempre a schermo, vedi, no, lui è tipo sta figura fighissima. Fortuna, città dei misteri. La città di Fortuna è circondata da alti bastioni che l'hanno tenuta isolata dal resto del mondo per moltissimi anni. Probabilmente questo è il motivo dell'atmosfera medievale, quasi anacronistica, che si respira all'interno delle sue mura. La città è governata da un'organizzazione religiosa chiamata l'Ordine della Spada, a cui aderisce il 99% della sua popolazione. L'Ordine adora il cavaliere oscuro Sparda, una figura celebrata nelle mitologie di tutto il mondo. Specificano mitologie. Venerandolo come un dio. Secondo la leggenda, in un imprecisato passato, Sparda fu il signore feudale di Fortuna. Un tempo a Fortuna sorgeva un'enorme struttura che l'ordine venerava come una sorta di portale, ma che alcuni anni fa è crollata in seguito a un terremoto. Ancora oggi i cittadini sono impegnati a rimuovere i detriti. Alcuni ipotizzano che il sisma sia stato opera dei demoni. Però vedi pure sta cosa, ti dà ambient, no? Perché ti spiegano che col fatto che è tremendamente separata dal resto del mondo, il mondo non sa il bordello che è successo a Fortuna. Perché non ci sono riusciti in Dragon's Dogma 2, almeno nel vero finale l'hanno fatto. Di che cosa Elda mi son perso? Praticamente dovevo fare un gioco su Sparda per PSP, ma purtroppo il progetto non andò mai in porto. Peccato. Vabbè, magari in futuro, perché
Dipende da che strade prendiamo con questo gioco. Alcuni ipotizzano che il sisma sia stato opera dei demoni, lo considerano una punizione divina per aver venerato un falso dio. Nessuna di queste voci, tuttavia, ha mai trovato reale fondamento. La verità, piuttosto, è che il terremoto ha portato alla scomparsa della più importante carica dell'ordine. Ora l'organizzazione è un gruppo autonomo privo di guida, la cui dimensione si sono notevolmente ridotte. Il gestire bene la storia, sì, ma quello è perché chi era il capoccia là il problema, Elda. Cioè, il capoccia gliene sbatteva il cazzo della trama. Ha voluto fare un gioco sandbox dove meni bene le mani. Infatti, speriamo nel DLC. Ma. Ok, ma tanto abbiamo finiti tutti. Ok, beh, giustamente siamo addirittura d'arrivo. Qua abbiamo qualcosa di nuovo. Abbiamo. Mica sarebbe bello leggere i nemici. Questi l'avevamo letti tutti. Oh. Ah, oddio, non c'ho le varie forme. Peccato. È il prossimo, Star. Un tempo Dante aveva un'arma demoniaca chiamata Cerberus. Se si fosse deciso a potenziarla, avrebbe ottenuto esattamente questo. Ok, figata. A dire tutto, il cosiddetto re del clan Cerberus non era solo chiacchiere. Quest'arma può cambiare forma, liberando scariche di fuoco, ghiaccio e elettricità per sbaragliare qualsiasi ostacolo sul suo cammino. Da brava artigiana a fare carte false per capire... per capire come sia possibile convogliare tutti questi poteri in un'unica arma. Peccato che non ti fa vedere le altre varianti. Il Kalinan. Dato bellissimo che là dietro c'è il progetto, eh. Guardalo, che figo, cazzo. Mach 1. Sono sicuro che Nico gli farà l'altra versione. Sicuro. Un versatile lanciamissili molto caro a Lady, che l'ha battezzato con il nome della sua defunta madre. Quando il suo misterioso artefice è passato a miglior vita, Lady si è rivolta a me per apportare qualche ritocco. È incredibilmente legata a quest'arma, credimi. Chiunque fosse l'artigiano che l'ha creata sapeva il fatto suo. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo di persona. Figata. Dottor Faust. Va bene. Virgil. Vabbè, Virgil avrà tipo un'altra volta la forseggia, il Beowulf. Ha chiamato. Appunto così, conoscendo in ogni gioco, no, forse la forseggio no, magari c'è qualche altra lama o c'ha la sua unica. Allora, andiamo a vedere un attimo il Jukebox. Andiamo da Devil Trigger, Subhuman. Ciao! Oh! Oddio, non la mantiene. Ultraviolet. Ma le puoi sbloccare ste cose? Cioè, nel senso... Cioè, queste man mano che vai avanti le sblocchi. La descrizione delle armi di Veggio quando sarà il momento. Hanno cercato di dare delle giustificazioni questa volta. Figata. Oh. Mica, ma ne hanno messe veramente tante. Veggio, il combattimento non la voglio sapere. Non la voglio sapere. Non la voglio sapere. Battaglia di Beowulf. Vaffanculo, non devo andare laggiù. Dio Cristo. Sì, quella l'avevo vista come cosa. Voto stile. Qua abbiamo già fatto tutto. Vabbè, dai, a sto punto finiamo. Cioè, vediamo. Finiamo inteso. Spariamocele tutte quelle che rimangono. Ma c'è la descrizione anche di questo? Una magica pietra rossa composta dal sangue di demoni cristallizzato. Possono essere ottenuti uccidendo i demoni. Però è il talento di un cacciatore di demone. Nuove armi, abilità. Oh. Guarda, ti fa vedere anche gli agglomerati grandi. Composta da fluido di demone cristallizzato. Va bene. Anche questa c'ha quelle chic, quelle tic. Madonna. Sembra una cazzo di faccia, sembra. Bello. Cioè, perché questa è spirito, fluido e sangue. Ok, buonanotte, Star. Grazie per essere stato con noi, bello. Ci vediamo domani con Cyberpunk. Composta da quattro famiglie di gemme del medesimo colore. Il potenziale nascosto della propria anima. Chiamata energia massima. Entra in risonanza con il grido della propria anima. Una magica vita totale realizzata attraverso tecniche occulte. Possiede un potere ultraterreno che va oltre le normali leggi della vita e della morte. L'esposizione a questa reliquia può rianimare i guerrieri caduti in battaglia, ripristinando come mettere energia. Va bene. Mi verrà un headcrap sta merda.
Vedi Nidog, un parassita che si nutre delle parti debilità del Clifot. Logorando nella struttura, il Nidog scava una velocità impressionante provocando l'immediato cedimento delle radici della pianta demoniaca. Ok. Pure ste cose, però, vedi, potevano tranquillamente battersene il cazzo, gli hanno messo la descrizioncina. Sto mangiando, mi dispiace, Paco, vedi, questo qua lo frulli, ti ci fai qualche cosa strana. Sembrano brufoli, meno male che ci vedi qualcosa di così che ti viene voglia di fare fortissimo, perché io ci vedevo orrori lì in mezzo. Allora, aspetta, prima di andare qua. Intanto qualcuno mi aveva detto che dovevo cambiargli abito. Ah, ma tanto è vero, non ci ho fatto caso. Ma adoro. Cioè, giustamente col fatto che è passato un mese, non ci avevo fatto caso. Ha i capelli più lunghi. Ed è tutto logorato. No, questo è bellissimo come dettaglio, non ci avevo fatto caso. Sapevo che uno come Dante non si sarebbe mai dato per vinto, tuttavia non avrei mai potuto immaginare che avrebbe assorbito Rebellion e Sparda per moltiplicare i suoi poteri. Devo ammetterlo, queste leggende viventi sanno come organizzare un ritorno in grande stile. Ho sentito che è rimasto fuori gioco per un mese intero, dopo avercele prese dal re dei demoni. Ma in questo periodo il Clifot non ha mai smesso di pompare energia demoniaca. Adoro! Sai che c'è una spiegazione per il cambio di look di Dante? Devo vederla molto alla Bleach Slayer, con questa cosa che ho appena letto, cioè col fatto che veniva costantemente pompato. È come Ichigo quando sono andato alle Naga con i capelli lunghi. È come se invece t'avesse passato un mese, ha passato sei mesi ad allenasse. Però perché il Clifot l'ha pompato? Perché lui è un altro potenziale che come Vergil può mangiare il frutto? Beh, un pezzo in più di iscrizione. Ah, ok. Oh. Se sei un demone e incroci questo sguardo, ti conviene dartela a gambe. È lo sguardo che ha Dante per dire adesso ti prendo a calci nel culo. Comunque scrivimela se ci sta extra, Slayer, se te la ricordi, eh. Potrà anche essere un semplice mezzo demone, ma visto che stiamo parlando del figlio di Sparda, è in grado di sistemare persino i demoni puri al 100%. Oltre ad essere più forte e veloce di qualsiasi avversario, può anche curare le proprie ferite in un istante. È una mera macchina sterminatrice di demoni. E poi c'è... Che tra l'altro è letteralmente questo... evoluto, cioè è come se fosse questo che è cresciuto, perché il mantello si è aperto, sono diventate le ali, le corna gli sono cresciute. Se, allora aspetto piuttosto il commento YouTube, così lo fai con calma. Mato, tanto bello che c'ha comunque una sorta di foro nel petto perché si trafigge. Che figo. C'ha quegli artiglietti sulle ali che ricordano quelli che ha sulla lama. Comunque, vedi, io amo vedere sti design perché mi fanno pensare... Cioè, noi lo vediamo così, no? Però mi immagino le prime volte ti dicono, oh, mi devi fare una nuova forma di demoni di Dante. Bianco. Bordello. E questa... C'ha anche il cazzo, se vedete. No. È vero, sembra una faccia, così però vedo più il pipo. Ma vabbè, sono io che sono pervertito. Sbagliato. Hai i propulsori sulle gambe, sì. Sì, sembra quasi meccanico per certi frangenti. Perché giustamente è molto veloce. La forma definitiva di Dante, l'assorbimento delle due spade, ne ha risvegliato il potere sopito. Non può mantenere questo aspetto a lungo, ma è ovvio che con questo potenziale offensivo a disposizione sia più che sufficiente per infliggere danni devastanti. Ora che ha liberato il potere di Sparda, penso sia impossibile quantificare la reale forza di Dante. Allo stato attuale potrebbe aver persino superato il padre. Sembra un insetto robotico, sì, questo sa molto giapponese. Ora c'è lo spazio dedicato nel petto proprio da... Inserisci questo, tipo Karlach con la monetina. Ha delle similitudini con il Majin Devil Trigger di Devil May Cry 2. Dici in ambito estetico potrei ritrovarci qualcosa. In realtà questa roba mi ricorda tanto la forma con cui tu affronti Mundus alla fine di Devil May Cry 1. Però il fatto che non hai un modello da vedere da vicino, quindi non l'ho mai guardato. Abbiamo V, cioè V diventato polvere? Moribondo. Il nostro amico V non è in forma smagliante, sembra che a tenerlo in piedi ormai sia solamente quel poco di potere demoniaco che possiede. Se dovesse esaurirlo, tuttavia, avrebbe difficoltà a mantenere la forma umana.
Questo naturalmente non è un problema per gli umani e demoni normali. Vi nasconde dei segreti. Ignoro quali siano, ma devono essere collegati alla sua condizione attuale. A meno che lui non sia proprio sentimenti, no? Cioè, emozioni pure. Tu c'hai qualche variante, no? Nico, c'hai qualche variante? Tenuto da lavoro. Cerco di vestire il più sexy... Cerco di vestire il più sexy possibile, ma la tuta da meccanico resta in assoluto la mia preferita. Quando la indosso è come avere le sacre vesti della chiesa del Revolver, di cui sono assiduo frequentatrice. E adoro questi vestiti anche perché resistono bene alle bruciature dei mozziconi di sigaretta. Adoro. E poi potenza, diciamo che entrambe le forme sono il massimo potenziale del potere demoniaco di Dante, solo che si sono ottenuti in maniera differente. Vida da vecchio, sì. Ma no, vidi vecchio. Con la maschera, quando il tuo lavoro prevede di armeggiare con i resti dei demoni, è meglio prendere le opportune precauzioni. Non di rado è capitato che dei mostri mi esplodessero in faccia mentre ero impegnato a trafficare con le loro interiora, ma il mio splendido viso merita di essere salvaguardato, no? Capisco che coprire la mia bellezza sia un vero peccato, ma in fondo nascondere il segreto della seduzione, no? Non temere il mio progetto sarà presto concluso. Bellissimo, come in realtà è molto consapevole e anche molto ammiccante. Lady, c'hai qualcosa di nuovo? Lady ferita. No. Trish ferita. Ok. Morrison. Non ho mai conosciuto questo tizio di persona. No, che l'avevamo già letto. Me l'avevo dimenticato perché sono scemo. C'è un altro... c'è un altro personaggio. Sarà sicuramente Zio Checco. Ovviamente. No, no, Paco, lo siamo pensato tutti, però calmi tutti, Boni. Riprendiamo le redini degli ormoni. Allora, leggiamo prima i boss. Questo l'avevamo letto. Fanno parte della stessa pagina, onestamente non so cosa pensare riguardo. Per me sono due cose differenti, però sono comunque delle forme dove tanto utilizza il suo massimo potere demoniaco. Ma quello molto è perché le wiki... Poi dipende se è una wiki ufficiale, ma solitamente le wiki... Bisogna stare attenti perché comunque c'è lo zampino dei player, Goliath. Si fa chiamare Goliath, non sono adorabili quando diventano in grado di dire il proprio nome? Diventa tutto meno complicato. Ad ogni modo, più un demone è grande e muscoloso, più sei sicuro che non sia molto sveglio. Detto questo, quello ripilante bocca al centro dello stomaco fa comunque una certa impressione. Come vedi, con quella inghiotte combustibile per la sua fornace invernale. Infernale. È una soluzione con un notevole potenziale. A dirla tutta, mi suggerisce qualche idea per applicarla al tuo arsenale. Ho l'impressione che dovrò ringraziare questo scimmione. Bello come ti fa vedere che c'ha anche... gli viene anche l'idea. Questo va bene, l'abbiamo letto. Oh... che belli sti cazzi di robe. A detta di V, questa creatura viveva in simbiosi con il Clifoth, come un verme nello stomaco di un cane. Non mi stupisce che tutto il sangue in circolo del Clifoth abbia attirato un tale parassita. Attaccare il suo nucleo umanoide sarebbe semplicissimo se non fosse per quei tentacoli che agita per difendersi. Come non bastasse, può persino nascondersi all'interno del Clifoth per mettersi a riparo. Se vuoi ucciderlo, devi trovare il modo di farlo uscire allo scoperto. Ah, dimenticavo. Questo essere è anche incredibilmente stupido. Va bene. Mato. I Gerion vengono descritti come Ecus Daemonicus in alcuni dei più antichi trattati di demonologia, che tradotto significa cavallo del demonio. Mi segui, tesoro? A quanto pare questi demoni possono assumere sembianze e dimensioni diverse. Ah, furbi, così ti spiegano perché quell'altra era differente. Ma ad accomunare la capacità di interferire con la dimensione temporale. Sono anche creature orgogliose. Non stiamo parlando di cavalli che si fanno cavalcare senza battere ciglio, quindi vuol dire che chi ci sta sopra è me, coglioni. Se vi afferma il vero, quindi è senza dubbio degno di nota che quel cavaliere fosse riuscito a domare questo Gerion. Oh, ma perché devi stare... perché giustamente è la tua stance base. Madonna, che bello lui. Che bello. Lui, lei, vabbè. It. Qualunque stregoneria fosse quella che... da cui è scaturito il Black Angel originale, qualcuno si è preso la briga di perfezionarla per creare questo simpaticone. Entrambe le braccia sono dotate di scudi retrattili, attacco e difesa in un unico pacchetto, e con Trish imprigionata al suo interno può permettersi anche di folgorare con le sue saette. Devo ammetterlo, è un modello molto interessante, non mi sarebbe dispiaciuto vederlo di persona, ma immagino che dovrò accontentarmi di chiedere a Trish e Dante. Bello, bello. Ah, che tra l'altro è vero, non ci ho fatto caso. Io pensavo che fosse che lo cacciava da dietro. No, è quello spallaccio, è tipo un'ala che fa che scende giù. Ma fighissimo. Ok.
Vedi, questo è perché puoi guardarli così, perché se no è un bordello. Il Gilgamesh è un tipo di metallo che si estrae dalle rocce degli inferi. Se viene fuso con la carne dei demoni, si ottiene una corazza più dura dell'acciaio. Questo si riconduce al caso in questione. Qualcuno decide di fondere le radici del Clifot con del Gilgamesh. Bello come non sia un demone, ma un metallo. Quindi quelli del 4 era un'arma fatta con quel metallo lì. Ne parlerò nei commenti del prossimo volte che verrà caricato. Non vedo l'ora. Dato vi consiglio sempre, andate a vedere sotto nei commenti, perché c'è sempre il nostro Slay che fa dei commenti di Cristo. Hai un demone di metallo alto come un palazzo di 5 piani. L'aspetto più eclatante di Gilgamesh è la capacità di produrre onde d'urto. Questo spiega come facesse questo bestione a distruggere i suoi bersagli dalla lunga distanza. Per lo stesso motivo, fuggire non è una strategia molto efficace. Se vuoi uccidere un mostro simile, non ti resta che farti sotto. Va bene. Scudo A viene calcolato come boss, lo scudo angelo. Madonna. Madonna. Tanto bello che c'è questo azzurrino, c'è questo viola. Comunque le scelte dei colori sono sempre qualcosa che adoro. Nel suo diario mio padre menzionava in varie occasioni il Black Angel, un potente demone che un tempo viveva negli inferi. Papà aveva una teoria per spiegare le origini. Sarebbe nato all'unione forzata di una vittima umana con un demone. Sulla base di questa teoria, questi abomini sarebbero sostanzialmente una versione del Black Angel prodotta in serie. I loro scudi sono praticamente distruttibili, se vuoi sconfiggerli, quindi dovrai usare la testa a buona fortuna. Resta un vero mistero, ma io credo che sia semplicemente a sto punto Slayer un... Cioè qua l'hanno... è stato letteralmente un retcon, secondo me. Era un metallo, ci hanno fatto quell'arma... e stop. Però vedi, mi viene da pensare, vabbè, che se poi l'hanno trasformato in un metallo, che devi pensare semplicemente che ci ha uppato della roba, perché ha preso un nucleo del Clifot e l'ha corazzato e basta. Oh, osserva la corazza e l'arma di questo demone, è una somiglianza incredibile con il Black Angel. Che tanto, perché vedi, questa è una cosa che ti fa parire la faccia in mezzo, sì, che sbuca lì tipo hallo. Perché qua la gente magari si confonde, ma qua c'è scritto Black Angel, ma sarebbe Nero Angelo. Ovviamente. La mia ipotesi è che si tratta di una sorta di prototipo e quantomeno di una versione modificata del Black Angel stesso. Sembra che siano in grado di comunicare con i loro simili protetti in serie e persino impartire ordini. A quanto pare sono più intelligenti dei comuni demoni. Insomma, capisco che ti senti invincibile, ma eviterei di farmi fare il contropelo da quella spada. Se riuscissi a parare il colpo, tuttavia, disporresti di un'eccezione all'apertura per andare a segno. Sì. Però devi rispondere forte, non devi spammare. Ma... il Nobody, creatura Madonna. A prima vista questo demone, questa deformità, sembra una creatura incompleta venuta alla luce prima del tempo. Devo ammetterlo, per me restano ancora un mistero. Incompleto o meno, se non fai attenzione sono in grado di farti a pezzi, anche perché hanno più forza in quelle braccia striminzite del resto della media dei demoni. Che altro hai? Poteri magici. Se li vedi agitarsi come in una danza, significa che stanno assorbendo i poteri demonici presenti nelle vicinanze. Quello che disturba più di ogni altra cosa, ad ogni modo, è la maschera che indossano. Deve essere importante, vorrei solo capire in che modo. Che tra l'altro loro sono bellissimi, perché hanno tre maschere che ciclano. Tu puoi anche stannarli per fargli saltare tipo la maschera, e se gliela rompi diventano totalmente passivi perché non hanno più un volto. È molto molto figo come nemico. L'unico fatto è che è un dito in culo. Mirage Goliath. Definirei questo esemplare uno spettro infernale metafisico. Non suona male, non trovi? A pensarci meglio scrivere prima che me ne dimentichi. In questo caso si sono ispirati a Goliath, una perdita di tempo se ti interessa la mia opinione. Se vuoi scatenare un simile potere, perché non scegliere qualcosa di più figo? Ad ogni modo non saresti sopravvissuto fino a oggi se i simili dell'amico in questione fossero riusciti a metterti in difficoltà. Mirage Artemis, madonna guarda che bella. Un altro spettro infernale metafisico, accidenti, adoro questa definizione. Questo è ispirato ad Artemis, ma per mia sfortuna manca degli splendidi effetti di luce dell'originale. Chiunque l'abbia creato non sa certo cosa voglia dire avere un senso artistico. Sì, quello l'ho testato. È molto figa come roba, Slayer. Che tipo, mi pare l'ultima, che è quella che lei li fa diventare molto più ostili, ma gli fa prendere danni. Non mi ricordo se è la prima o la seconda, quella più tankerina. Però i nemici, io ho fatto un po' di studio delle loro quinte e sono bellissimi, perché effettivamente hanno punti più deboli, punti meno deboli, chicche, robe dove infilarti, tipo quelli che roteano. Se voi li prendete avanti e dietro fate leggermente meno male, però se continuate a menare si spezzano e quindi poi gli fate più male. L'empusa regina, se voi colpite la testa ovviamente saltando in mid air gli fate più male, se colpite il culo gli fate più male, se colpite le zampine davanti no.
è una figata veramente assurda. È come anche quel tentacolone tutto incatenato, che se devi colpire prima la coda, ma dopo che si libera, se colpisci i due cosetti che c'ha davanti, gli fai più male, ovviamente rischi. È pieno di ste cose ed è una figata, perché una volta che tu le capisci e le impari a masterare, è come le signorine con le forbici, che tu c'hai, che rottura di coglioni, questi sono dei muri che devi oltrepassare fortissimo a suon di colpi, oppure fai, aspetto un attimo, parry, sparo. Che è una figata. Siamo al cospetto di un aspetto infernale metafisico. Wow, quasi mi faccio paura. La mia ipotesi è che questa creatura abbia un'origine dai ricordi del suo bersaglio. Però ci ho preso. Per manifestarsi in una forma in grado di attaccare, il classico incubo che diventa realtà. Ma sono un ingegnere, cavolo, non una cazzo di strega. Che posso sapere di magia? L'unica certezza è che nessuno spettro sarà mai potente quanto l'originale. Questi obrobbi non dovrebbero impensierirti, a meno che tu non sia messo veramente male. Ero messo veramente male. Oh, Malphas. A detta di V, questo demone si fa chiamare Malphas. A giudicare dalla differenza nel tessuto muscolare tra la parte superiore e quella inferiore del corpo, credo che all'inizio fossero due entità separate. Io credo che qualche strega si sia fusa con quella specie di uccello per poi rendersi conto di non essere in grado di tenerlo sotto controllo. Vabbè, ma quindi veramente tutta sta cosa è letteralmente che lei è una strega che ti ha fatto una fattura? Cioè, V stava in quel bordello perché si è fatto inculare da lei, che semplicemente l'ha messo tipo da una parte e ha detto vabbè, speriamo che stira là dentro. Cioè, era proprio magia e basta. Per la cronaca, l'esemplare di in esame era ancora un pulcino. Se avesse fatto in tempo a crescere e diventare più forte, penso che si saremmo ritrovati con una grossa gatta da pelle. Ma quindi sì, è un baby del boss del primo. Ma adoro. Cioè, un aborto, però avete capito? King c'è. Madonna, ma guardalo che bello sto dog, lo voglio mettere davanti alla porta di casa. Tutti sanno che se incontri un enorme cane a tre teste sei al cospetto di un Cerberus, ma Dante è riuscito a trovare il re dell'intero branco. Stiamo facendo progressi, comunque diciamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Controllare fuoco, fulmine e ghiaccio non è una cosa da poco. Detto questo, sarà anche sua maestà canina demoniaca. Sua maestà canina demoniaca. Ma come tutti i Cerberus, alla fine non è altro che un cane da guardia con troppa autostima. Mi chiedo se Orizen si sia dispiaciuto un po' per aver perso il suo cucciolone. Che tanto vedi, mica quante cose anche col TMNI. Quella non lo dico perché non si sa mai che mi bannano, però con quello del 3. Orizen, il tuo obiettivo, il re dei demoni. Purtroppo nessuno dei miei trattati di demonologia fa menzione di questo Orizen. Mi aspettavo che il titolo di signore supremo degli inferi ti rendesse più famoso. Ad ogni modo, famoso o no, senza dubbio è potente a sufficienza per mantenere il trono. Ma non c'è bisogno che te lo dica, vero? Se hai veramente intenzione di sconfiggere questo ergumero, fai molta attenzione, sono stata chiara. Questo sembra fare luce sul comportamento di Orizen. Stava attingendo al suo potere direttamente dal Clifford. Non ti ha affrontato da seduto per arroganza. Doveva restare fermo sul posto per assorbire il potere necessario. Questo, a pensarci bene, rende ancora più folle la sua decisione di staccarsi per potersi muovere. Questi frammenti del Clifford che gli erano rimasti addosso sembrano una vera rottura, visto che come li controllava per difendersi e attaccare. Come tu sei riuscito a sopravvivere allo scontro è un mistero. Mica che veramente attacco di merda. E qua siamo tornati qua. Ok, abbiamo letteralmente i demoni e poi abbiamo finito. So che stiamo facendo tardi, ma così prossima volta proprio ci abbiamo letto tutto. Dato che siamo pure 12 a luna e passa di notte, grazie belli. Anche ai lurker. Allora, madonna. Che tanto sembrano provenire da delle persone, perché hanno palesemente una faccia che poi si divide. Temo che incontrerai i nugoli di queste succhia sangue e non uso il termine con leggerezza. I poveri abitanti di Redgrave sono stati letteralmente dissanguati da queste specie di mantidi religiose. Una volta aver fatto il pieno di plasma, lo trasportano a Clifford. Che... Ma minchia, non ci avevo pensato! Non so se l'avevo detto e me lo sono dimenticato, ma giustamente sono delle cazzo di formiche che portano la roba all'alveare. Prendono il sangue e lo portano a casa. Ma che figata, non c'avevo... Mica l'avevo eliminata sta cosa. A qual è il lato positivo? Sono piuttosto stupide, quindi probabilmente ti ignoreranno se fare lo stesso con loro. Ma non sottovalutarle mai, perché non sono così calme quando attaccano in gruppo. La mia voce sta finendo. Domani live, solo gameplay. Se no, perché si viene di sangue. Sì, ne ho visto che alcuni gli si gonfia il culo, poi è bellissima come cosa. Se già detestavi quegli altri insetti, non oso immaginare cosa pensare di questi. Quella roba verde che hanno nel culo non è sangue, ma un liquido in grado di curare le ferite degli altri demoni in un batter d'occhio. Il mio consiglio è farle fuori appena le vedi, prima che diventano una vera grana.
Ah, sembra siano anche in grado di sputare un liquido tossico o qualcosa del genere. Spero che tu non abbia... Che tu abbia con te un ombrello. Empusa rossa. Madonna. Che belle. Santo cielo, questa è bella. Pensa cosa può fare il sangue. Questa bestia già ne ha succhiato talmente tanto che ha finito per cristallizzarne il corpo. Colpiscila un po'. Un po' di volte per ottenere qualche gemma. Se vuoi invece fare il pieno, tuttavia non devi lasciarla in vita. Il problema è che questi mostri sono dannatamente vigliacchi. Al primo segnale di pericolo se la danno a gambe. Meglio agire in fretta se vuoi sapere. Se vuoi avere un bel bottino. Dato un rutto in canna, perdon. Madonna! Ma non l'avevo vista da vicino sta roba. Oh. Dato bello come la faccia si va sempre di più a sfigurare e si caricano di sangue perché giustamente si evolvono. Madonna! Che tanto tu non è che colpisci la faccia, colpisci quella corona che hanno sopra. Ah, lo sapevo. Dove ci sono degli insetti operai deve esserci per forza una regina. La signora in questione è piuttosto corazzata e sembra essere decisamente agguerrita. D'altra parte, quando perde la pazienza non fa distinzione, quindi non si fa troppi problemi a falciare gli altri demoni pur di farti fuori. Ah, ok, quindi quella cutscene dove tu la incontri, che ammazza la gente, non è che è messa giusto per farti capire il mood. No, no, effettivamente colpisce anche gli alleati. Questa è una cosa che puoi sfruttare. Come se non bastasse, dopo aver succhiato una determinata quantità di sangue, va su di giri. Se il suo corpo dovesse colorarsi di rosso, farei meglio a prendere le distanze. Ok. Puoi fargli ammazzare gli altri demoni, ma se lo fa, va in rage. Meglio non farlo. Ok. Elkaina. Questi sacchi di carne putrefatta sono i soldati degli inferi. In passato questi esseri erano presenti nel mondo degli umani sotto forma di bambole di legno, fantocci d'argilla o roba del genere. No, aspetta! Hanno canonicizzato i nemici del primo! Bambole di legno, quelle che stanno nel cazzo di castello. Io non so se l'avevano già detta come cosa, ma figata! Fantocci d'argilla, tra l'altro. Adoro! Oggi invece questi mostri inquietanti che si aggirano dalle parti di Redgrave sono quelli autentici. È il segno che la barriera tra il mondo dei demoni e quello degli umani stanno cedendo, non ci sono dubbi. Le loro armi sono comuni falci, eppure hanno una portata notevole e con un'arma seghettata in grado di infliggere profonde ferite, quindi ricorda di schivare. Sono loro, sì, sono, perché giustamente all'inizio nel primo era tutta un'altra idea, era tutto un altro mood, era molto più basic, però hanno trovato il modo anche di riacchiappare quelli e riportarli, figata. Hell Antenora o Antenora? Tanto sembrano degli impiccate, cioè sembrano, hanno il cappio al collo. Madonna. Prendi un Elkaina, torturalo fino a farlo infuriare, attacca delle armi alle sue braccia e questo è il risultato. Ok, ora ho capito. Le loro mannaie sono molto pericolose, oltre che più rapide di quanto tu non sembri. Preparati a una raffica di attacchi veloci quando sono in preda alla furia omicida. A giudicare dagli esemplari a nostra disposizione sono estremamente sensibili al dolore, per cui la loro reazione sarà feroce. Questi sembrano molto alla Resident Evil, non so perché. Colpiscili con tutta la forza, ma tieni la guardia alta. Come si rialzano, attaccheranno senza pietà. Questo mi sa del nemico, in realtà tu cerchi sempre di attaccarlo, farlo cadere per terra e loro ti rispondono e ricominci. Dovresti in realtà pusharli, col fatto che c'hanno queste cose viola attorno. Pushi, pushi, pushi finché non sfondi forte. Devi fare una bella offensiva controllata. Giudecca. Guarda che c'ha le zampine sotto. Un alto sacerdote nei cori infernali, non è incredibile? Queste creature tendono a evitare lo scontro diretto, pezzi di merda, e possono invocare demoni minori usandoli come scudo. Allo stesso tempo possono attaccare a distanza come quelle specie di tentacoli, con quelle specie di tentacoli che hanno al posto delle braccia. Sembra in realtà il Tyrant. Per certi versi, non so perché. In genere cercano di tenersi a debita distanza schivando per quanto possibile i colpi di arma da fuoco. Per rispedire all'inferno questi schifosi dovrai dimostrare di essere abbastanza scaltro da superare le difese. Ok, beh, questo è l'interpret di non gli sparare perché tanto non gli fa un cazzo molte volte. Pyrobat. Beh, questi là, amuletti. Ho visto un'infinità di strane bestie infernali, ma questa è decisamente speciale. Osserva la camera di combustione sulla schiena. Ah, ecco perché sono così resistenti. Perché devi... Cioè, non solo devi saltare e colpirli, devi andargli anche a colpire la camera di combustione, perché è il punto debole, se no sono molto resistenti. Visto come si infiamma ogni volta che sputa fuoco, efficiente e funzionale, bisogna ammetterlo. Non che abbia nulla in contrario a sterminarli, però. Mira la camera di combustione, in questo modo le fiamme si spegneranno e saranno più facili da sistemare, ok? Ecco perché certe volte sembrano duri come la Madonna. Perché pure questi sono specifici. Dead Scissor, questi poi li conosciamo fin dal... Non dal primo, non... Sì, mi pare che stavano pure nel primo.
dai quadri. Un ingegnere esperto come me non può che nutrire un profondo rispetto per le leggi della fisica. Di conseguenza, quando vedo queste specie di fantasmi uscite dalle fottute pareti, con in mano delle enormi cesoie, mi sale il sangue al cervello. Devono pure assumere una forma solida, altrimenti non riuscirebbe a bloccare i colpi con quelle forbici. A quanto ho capito, è la testa che controlla tutto il resto. Se la guardi bene, dovresti capire dove e quando colpire. Mira la testa e farle fuori sarà più facile di quanto credi. Vabbè, fagli un Perry e deflagragli il culo. Riot. Madonna, guarda che bello. Dagli abissi infernali emerge ogni sorta di orrore, come questa creatura dimostra. Ho studiato i suoi campioni cellulari e devo ammettere che i tessuti muscolari sono qualcosa di straordinario. Ciascun arto ha la potenza di una pressa idraulica e questo spiega come riesca a saltare a quelle distanze. Ergo, non sei al sicuro a distanza lunga. O in alto. Senza esagerare, posso affermare che i loro artigli retrattili sono affilati come rasoi. Ne ho provato uno su un pezzo di lamiera e zac! L'ha tagliata come fosse pure, eppure sono piuttosto fragili. Pensi di riuscire a farli a pezzi? Alla nostra cobra, perché per me sì, mi sa che sì, mi sto avvicinando perché mi sta finendo la voce. Forte, forte. Caos, madonna. Anche se sembra un Radoban di Monster Hunter. Un altro lucertolone è strisciato fuori dai recessi più oscuri degli inferi. Ciascuno degli spuntoni sulla sua schiena è simile a una gigantesca e affilata lama. E puoi stare certo che non si fa problemi a rodearli. Sono affilati ma allo stesso tempo non molto resistenti. Prova a infrangerli dopo aver schivato la sua carica. Ah, ok. Non è soltanto, cioè non è che devi colpirli. Prima devono caricarli perché si scaldano probabilmente. E poi li sfondi. Però anche pushandoli se va, eh. Ah, nel petto ha una vescica contenente una neurotossina letale, quindi tieniti a distanza durante i suoi assalti, quel veleno non lascia scampo. Sì, la mia gola sta morendo, infatti ti do una bevuta. Ah, meno male, in realtà è diventata calda come il piscio, ma dettagli. Matto! Ma guardalo tutto dritto che ti dice, madonna, te apro il culo! Che tanto non è che è messo a caso così dritto, perché per farti capire che c'ha la spina dorsale dritta, cioè che è molto senziente, no? Umanoide. Ho sviluppato una teoria secondo la quale i demoni mutano in base ai loro desideri più oscuri e profondi. Prendi questo lucertolone ad esempio, vorrebbe cacciare, giusto? Vorrebbe muoversi velocemente, vorrebbe cacciare con movimenti repentini, giorno dopo giorno ossessionato alla velocità. Un paio di generazioni dopo, sulla scia di quello stesso istinto omicida, nasce un esemplare in grado di attingere direttamente poteri demoniaci per piegare lo spazio-tempo. Ah, ok! Non è che è veloce in culo. Minifrigo istantaneo. Il fatto, Cobra, è che se io metto anche un minifrigo qua dentro, già c'ho attorno... Io avevo una torretta dell'acqua che me la raffreddava. D'estate c'avevo veramente facevo un caldo perché giustamente fanno 40 gradi qua dentro. Però ok, stavo dicendo, questo non è che è veloce. No, no, no. È che pure lui fa tipo dei piccoli squarci temporali. Proverà a teletrasportarsi un centimetro da te, solo che fa invece spazio, cioè invece del tempo va nello spazio. A un centimetro da te per strapparti la faccia a morsi. Spero che tu abbia ottimi riflessi. Quando vedi il flash, attacca. Sicuro. Ma scudo angelo un'altra volta. Va bene, proto angelo. Baphomet. Il demone medio non è così furbo da concentrare i suoi poteri sotto forma di magia. Questa creatura tuttavia fa eccezione. I suoi glaciali attacchi sono abbastanza potenti da farti secco se non stai attento. Hai visto quelle ridicole schifose braccine rachitiche? Fisicamente molto debole, lo sa bene. Per questo farà di tutto per tenersi a distanza, bloccando i tuoi attacchi con uno scudo magico. Devi stargli sempre addosso oppure dovrai aspettare che si crei un'apertura per superare lo scudo. E nessuno ha mai detto che sarebbe stato semplice. Lusakia o Lusakia o Lusakia, non so. Dissezionare questo demone è stata un'esperienza istruttiva. La creatura in esame conferma la mia teoria sull'evoluzione dei demoni. Cioè, vanno a sentimento. Non puoi pronunciare incantesimi senza una bocca, no? Dopo un paio di generazioni di demoni ossessionati dalla magia, compare una mostruosità con una moltitudine di bocche e con il corpo così atrofizzato al punto da poter a stento muovere gli arti. Ah, minchia, ma non ci ho fatto... Questo lo sapete che cavolo è? Questo, per quanto è lontanissimo, è ispirato a quello di Dragon's Dogma. È il coso con tutte i tentacoli e le bocche. Ora che lo guardo me lo ricorda tantissimo. Molte bocche significano molto potere. Secondo me questo affare potrebbe farti fuori con un singolo incantesimo se rilasciassi il tempo di pronunciarlo. Ma quindi non è che l'ho detto a cazzo. Veramente se lo lasci incantare ti fa parola del potere morte e ti sciotta? L'occhio diabolico, sì. Ma tanto me lo ricorda. Tanto ce l'ha anche sulle mani. Ma guarda che figo. Se ti sembra che ne abbia iniziato uno, mettilo a tacere prima che sia troppo tardi. Sì, ti sciotta.
Behemoth. Ogni tanto ci si imbatte in un qualche demone così ghiotto e smanioso di potere da darsi al cannibalismo. Come puoi vedere, gli altri demoni hanno sigillato la creatura, la bocca di questa creatura con una catena. È interessante sapere che persino loro non apprezzano l'idea di diventare il suo spuntino. In condizioni simili, questo bestione non può fare altro che muoversi trascinandosi il resto del corpo. Niente di particolarmente pericoloso, ma appena le catene vengono rimosse diventa una furia e inizia a divorare qualsiasi cosa si muova. Se si tratta di qualche demone non è da obiettare, ma non venire a piangere da me se dovessi azzannarti le chiappe. Può fare effettivamente un'esplosione magica che fa molti danni. Vabbè, giustamente alle prime difficoltà ti dicono impara, sei vivo, ADMD e compagnia sei morto. Perché ho paura di quanto cazzo ti fa male. Il nobody. Lempu, abbiamo finito? Appena tutto? Tutto finito? Abbiamo finito, davvero? No, la mia voce chiede perdono. Perché chiede perdono? Vediamocene. Di qua. Ha girato? Sì. Abbiamo anche la reaction da fare. Madonna, la mia voce. Quindi la prossima volta si finisce. Lo dico, probabilmente non finirà Devil May Cry. Non, sicuramente ci... A parte che ci dobbiamo far Virgil. E poi ce lo dobbiamo rigiocare in Dante Must Die. Per dire. Ma tanto che cos'è sto rumore strano? Stanno facendo esplodere qualcosa fuori dalla mia finestra. Intanto fammelo aprire. Però, minchia, sempre più sorpreso. Sempre più sorpreso da tutti sti dettagli, sti ritorni, sti piccoli retcon furbi e tutto quanto. Cioè, Devil May Cry 5 veramente è l'apice della saga per adesso. È qualcosa di devastante sotto ogni punto di vista. Gameplay, di storia, di mondo, di sviluppo del mondo, di mettere i puntini sulle i, raddrizzare cose qui e lì, farti capire i livelli di potenza perché certe cose sono così. Veramente figo, figo, figo. Intanto qua sopra si sta sporcando tutto di merda. Devastante. Devastante. Io sarei a favore di rivedere pure i filmati durante la seconda run. Ritanto dopo aver finito la run è un'altra cosa. Ma guarda, probabilmente lo faremo, eh. Cioè, io... Tanto madonna, tutto pensato. Tanto sarà una run nel chill un cazzo. Però io mi ritiro. Una buona notte a tutti. Dareth Shirai. Non so cosa vuol dire, però buonanotte. Bello, grazie per essere stato con noi. Ci vediamo domani con Cyberpunk in caso. Ma... Adesso ho appena detto tipo qualche cosa satanica, però si scherza ovviamente. Le Mesmer Michela cut content in Elden Ring. Allora raga, ovviamente per chi se sta a giocare, se sta ancora in blind, non vedete questo video, chiudete. Noi saluto del Quarian. Tu dai per scontato che io sappia che cos'è un Quarian, noob. Io lo so che sto best... Che cos'è un Quarian? Ah, ok, Mass Effect. Credo. Ok, ecco perché non conoscevo. Dobbiamo recuperare Elfico. No! Invece non era Mass Effect. Cioè, tutto e due proprio... Vabbè, ci sta. Allora. C'è un dialogo tagliato di Mesmer su Michela, sicuro. Non ne so niente, se fosse così dobbiamo assolutamente sentirlo. Buonanotte, Cobra. Ma infatti io, guarda, io non mi sono andato a informare. Io ne vorrei sapere veramente tanto di quello che pensa Sabaku del DLC, eh. Cioè, io... sono curioso di sapere nell'overall, dopo che lui ha pure spippolato la cosa, cosa ne pensa. Perché... diciamo che... la poca puzza di merda che ho sentito... mi fa pensare che pure lui abbia... diciamo che gli abbia fatto storce il naso in overall. Perché solitamente quando Sabaku dice tipo è bello, tutti dicono che è bello. Quando dice che è merda, la gente non dice che è merda. Però è molto più propensa ad accettare qualcuno che dice sai che sta cosa fa un po' cagare a su... Alzo le mani. Cosa sarebbe bello un giorno? C'è la croce nel suo castello, quindi. Andare full screen. Ma per come sono fatto, perderei troppa roba che voglio mantenere in live. È presente nei file di gioco. Wait. Che dice? È anche doppiato? È solo testo? Come la quest
come la quest di Lendl. Ok, solo linea di codice, non è stato doppiato. Cosa dice, ragazzi? Fatemelo sapere assolutamente. Io sto cercando di capire se sto sbagliando. Immagino pure Mesmer che vuole scrocchiare le corna a Michela adesso, guarda. Quel pezzo di merda di un fanboy. Comincia. What? Che ha detto? Che Michela l'ha avvertito di noi. Quel cagacazzi che non molla mai. Leda rompe tanto, ammazza tutti, ma non ammazza l'unico che serve morto. Ok. Ok. Quanto pare sarebbe stato dopo Thaur Tarnished, it seems. Ah, quindi si dice... sei senza luce, quindi. Michela mi ha parlato di te. Ma perché? Perché toglierlo? Perché a quanto pare il DLC non voleva farti capire le cose. Capiscono che Michela e lui si sono parlati, quindi si capisce che Mesmer l'ha aiutato, no? Devono intuirlo attraverso la luce nella croce, che forse potrebbe far intuire loro che magari ha passato attraverso la torre. Affanculo! Ma Sabaku è mio padre in questo momento! Madonna, bravo, adoro! Ha letteralmente fatto tutti i nostri cazzo di discorsi dopo. Perché non metterlo e devi rompere i coglioni al player? Ma figata! E dillo! Non succede niente! Non è che rovini Michela! Anzi, magari ci fai capire pure più qualcosa di sto cazzo di fanboy di merda. Visto che letteralmente non si sa un cazzo per tutto il DLC è su di lui. Letteralmente il DLC è su di lui. Io non so un cazzo di Michela se non tre cose in croce. Però... Madonna, oh! Io lo immagino nello studio. Miyazaki-san, abbiamo fatto questo dialogo su Mesmer e Michela perché è eloquente il fatto che sia passato per il castello e avendo trovato la pergamena praticamente sul tavolo è interessante che i giocatori possano... No! Sciocchi! Cazzi loro. Me li immagino proprio così. Ci scusi, ci scusi. Cioè, Miyazaki me lo so sempre immaginato come un omino di 1,60 m, che ogni tanto entrava dentro lo studio e diceva: no, questa linea di dialogo non la mettiamo, perché? Perché no? Perché? Perché così devono soffrire per capirlo. La lasciamo però nei documenti, dentro ai file di gioco, perché così qualche stronzo se la va a cercare. Però non si può mettere, perché sennò si capisce troppo la situazione, perché avevano licenziato Martin, che ha detto, ha fatto il suo lavoro, si è andato a far culo. Possiamo mettere questo? No! È così. Ma guarda, ma allora è sano. Ci manca pure che gli diciamo dov'è il cerchio dell'interno. Questo non lo capisco. Togliete quel dialogo e siete licenziati. Va bene. Avete presente? Io dovrei avere più tempo e più collaboratori di quelli che ho. Un altro po'. Io dovrei fare un sacco di shorts. Avete presente il meme del dipinto con l'uomo che pensa a una cosa logica e poi la morte... C'è Satana a fianco. No. No, signore. Ecco. Io no, ma penso che la battuta sia proprio lì, Elda. Cioè, che loro ti mettono una cazzo di statuetta di merda che ti dice: guarda, qua ci sta il centro dell'interregno, che tu letteralmente fai, vabbè, sti casi. Però, la roba che dovrebbero mettere non ce la mettono. Tipo Rellana che te parla, tipo Radan che te parla, tipo Mesmer che te parla, tipo magari Michela che te parla. Immagino, in quel meme, Miyazaki che fa... E qui... possiamo far accedere il senza luce al varco divino per fargli trovare il key item. No, signore. Madonna, pure qua no, cosa. Metti uno scalino. Madonna, pure sta cosa quanto mi fa rodere il cazzo. Che tu ti fai tutto il DLC e non puoi neanche andare ad annusare dove ha messo i piedi Marika. So che lo dico per meme, io non posso neanche salire quella scalinata di merda. Così, ma cos'è niente? Madonna.
Esatto, no mio signore, cancelli tutte le linee di testo importanti dalle descrizioni. No. Mettici soltanto del wombo jumbo confuso di gente ubriaca che ha vissuto la frenesia nel sonno. Ma no. Ci sono un paio di descrizioni di Shadow of the Earth che dici ma... Madonna. No, no, raga, vedi, questo mi ha un po' rincuorato. Onestamente, questo video mi ha rincuorato, mi ha scaldato il cuore, perché vuol dire che una volta tanto la community è unita in queste cose. Sono unità di merda di Dark Souls 2, ma il bello in un gioco dove in realtà puoi saltare, Paco, quindi il gradino se prima era così, su Elden Ring è così, perché col cazzo che lo salti. Fatemi andare, voglio andarci, vi prego. No, non si può. Dietro di sentirlo. No, no, veramente. Io perché il fatto che non ho tempo per seguirmi le 18 miliardi di ore di Sabaku, lo amo, per carità. Però sentire che anche lui, bene o male, ha avuto la stessa, veramente lo stesso fegato gonfio, mi rincuora. E mi spiega perché un sacco di clip che ho fatto non sono state devastate dalla merda. Ma si è fatta l'una e mezza, abbiamo fatto tardissimo, ci siamo letti tutti i codex. Fatemi vedere chi siamo così tarda notte, che comunque siamo 10 persone, non sono poche. Vedo un Elda, vedo la bellissima Kuro, vedo Panzi, vedo Nuba ancora, vedo Low, Minai, Tommaso, Neko, Paco, Surgeon, credo si dica, vedo Axe, vedo Slayer. Ragazzuoli, io vi ringrazio per la compagnia, spero che la live vi sia piaciuta. Noi ci vediamo domani sera con Cyberpunk, che andiamo a fare quest, andiamo a ripagare il debito con Vic. I fetiscii vogliono leccare quei gradini, me compreso, no, si scherza, senza piedi di marica. Io vi ringrazio sempre per abbonamenti, pubblicità e tutto quanto, e noi ci vediamo domani sera, ragazzuoli. Ricordate sempre, Corgi Gang, fa ben bene. Buonanotte, bene. Ciao ciao.